Questa nostra giornata di studi, salutando diciamo, le autorità religiose e civili che ci hanno aiutato e stimolato a programmare questa manifestazione e in particolare la Chiesa di Amalfi, che l'arcidiocesi di Amalfi Cava dei Tirreni, che diciamo, ha voluto diciamo, sostenerci e promuovere questa giornata di studi che rinnoverà l'incontro storico tra Amalfi e Gerusalemme. Porgo il saluto anche a nome del sindaco di Amalfi, il quale non ha potuto partecipare, però ha delegato il nostro amico, diciamo, collaboratore, che è anche membro dell'amministrazione comunale, Simone Lucibello, a rappresentarlo, e quindi vi porto i saluti del sindaco, e lui dopo interverrà per portarli anche a suo nome direttamente come amministrazione. Per quanto riguarda poi la custodia di Gerusalemme, qui rappresentata autorevolmente dal padre Francesco Patton, il mio saluto vuole essere particolare. A nome del centro lo ringrazio, insomma, per la disponibilità. Loro sostegno, diciamo, a livello culturale ci onora, ci gratifica, e vorrei che prendesse la parola poi per quanto concerne, diciamo, altre diciamo, riflessioni su questa giornata di studi. Le presenterò, insomma, in un secondo momento. Vorrei che fosse proprio il padre Patton ad aprire questa giornata di festa per noi, perché rinnova quelli che sono i valori della storia di Amalfi, riporta il discorso alla nostra istituzione di San Giovanni di Gerusalemme, dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, che come sapete fu fondato dal beato Gerardo Sasso di Scala, e ci riporta anche al discorso sul Muristan, dove sono in corso degli scavi archeologici siamo molto incuriositi culturalmente da quelli che sono i risultati di queste campagne di scavo archeologico. Di questo ci parlerà poi il padre Alleata, molto più appropriatamente e ampiamente, in quanto lo studium francescanum sta portando avanti proprio queste attività di ricerca in questo momento. Ma adesso vorrei che il padre Patton ci parlasse un po', di queste nostre relazioni con la custode di Gerusalemme, portasse a voi tutti il saluto della custode di Gerusalemme. Grazie anche da parte mia, un saluto a tutte le autorità qui presenti, civili e religiose. C'è sicuramente un legame molto importante tra Amalfi e la Terra Santa. Amalfi è arrivata in Terra Santa prima di noi francescani, perché
Amalfi è arrivata in Terra Santa prima della prima crociata e Francesco arriva in Terra Santa al tempo della quinta crociata, quindi circa un secolo dopo. La presenza di Amalfi in Terra Santa è estremamente significativa perché è legata, come si ricordava poco fa, al beato Gerardo Sasso e all'ordine degli ospitalieri di San Giovanni, quindi è legata a un'attività che era un'attività di accoglienza dei pellegrini e degli ammalati ed era una, potremmo dire, attività legata a quelle che tradizionalmente venivano chiamate le opere di misericordia corporali, che si ispiravano direttamente al capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero nudo, mi avete vestito, ero forestiero, mi avete accolto. Ed è interessante questa annotazione che Amalfi appunto arriva in Terra Santa prima che la Terra Santa diventi il terreno di scontro tra cristiani e musulmani, cioè arriva a Gerusalemme prima della prima crociata. Solo in un secondo momento anche gli stessi ospitalieri si trasformeranno da ordine dedito all'assistenza a ordine anche militare. In qualche modo il beato Gerardo Sasso precorre lo stesso San Francesco, è a Gerusalemme circa un secolo prima e morirà a Gerusalemme il 3 settembre del 1120 e appunto è una presenza la sua estremamente pacifica e di accoglienza aperta a tutti. Ecco, risulta che accogliesse sia cristiani, sia musulmani, sia ebrei bisognosi di cura. È lì prima della prima crociata, come ricordavo. Francesco arriverà invece al tempo della quinta crociata e la sua esperienza in Terra Santa sarà un'esperienza che lo aiuterà a sviluppare a sua volta un pensiero, potremmo dire, pacifico. Dopo il viaggio in Terra Santa, che è tra il 1219 e il 1220, e dopo anche l'incontro col sultano Al-Malik Al-Kamil, rientrato in Italia nel 21, farà approvare dal capitolo quella che noi francescani chiamiamo la regola non bollata, e all'interno di quella regola c'è un intero capitolo dedicato alla missione in Terra Santa di coloro che vanno tra i saraceni e gli altri infedeli, così si intitola quel capitolo. E in quel capitolo Francesco dirà che quando si va in un ambiente di religione, di cultura diversa dalla propria, la prima cosa da fare è, cito testualmente, evitare liti e dispute, essere sudditi e soggetti a ogni umana creatura per amore di Dio, confessando di essere cristiani. Quindi ancora una volta la proposta di un entrare dentro la realtà altrui in punta di piedi, senza imporsi e senza litigare, ma piuttosto mettendosi a servizio di tutti per amore di Dio con una propria identità chiara, così come un secolo prima aveva fatto lo stesso Gerardo Sasso. Poi Francesco aggiunge: quando vedranno che piacerà al Signore, allora annuncino, allora amministrino i sacramenti e siano anche disponibili al martirio. L'auspicio che io mi faccio è che il legame tra Amalfi e Gerusalemme torni ad essere importante, significativo e concreto come lo fu 900 anni fa. Quindi che in qualche modo Amalfi riscopra Gerusalemme e Gerusalemme possa anche riscoprire Amalfi. E un secondo auspicio è che lo spirito del beato Gerardo Sasso,
che era uno spirito pacifico, improntato ad accogliere e prendersi cura di pellegrini ed ammalati, continui ad essere vivo sia qui nella sua città natale sia a Gerusalemme. Oggi noi stessi come custodi di Terra Santa dedichiamo tanta parte del nostro impegno non solo alla cura dei luoghi santi ma anche ad opere ed attività sociali, in modo speciale soprattutto scuole. E l'auspicio quindi è che questa opera, che potrebbe in qualche modo accomunare il Beato Gerardo e San Francesco, trovi anche, potremmo dire, la possibilità di fruttificare anche oggi e di riannodare il legame tra Amalfi e Gerusalemme, tra Gerusalemme e Amalfi. Ecco, io a livello di saluto mi fermerei qui, mentre dopo avremo occasione di ascoltare in maniera approfondita anche padre Eugenio Agliata, che è professore allo studio biblico francescano, archeologo e anche direttore del Museo di Terra Santa, e sicuramente quello che dirà lui aiuterà tutti noi a capire quanto sia stata importante la presenza di Amalfi in una parte molto specifica di Gerusalemme, che è il Muristan, che è la zona dove si trovava appunto la sede degli ospedalieri e dove lo stesso Gerardo Sasso visse e operò. Quindi con questo direi di nuovo grazie per l'invito e buona continuazione. Grazie padre Hatton Patton, e adesso inviterei, cioè è doveroso dare sempre la precedenza alla Chiesa, inviterei Don Angelo Manzi, che è il portavoce dell'Arcivescovo di Amalfi, a portare il saluto della Chiesa amalfitana. L'Arcivescovo Orazio è ben lieto di questo evento culturale, che certamente produrrà frutti non solo nell'ambito della cultura ma anche in ambito spirituale. Basti pensare semplicemente che nel giorno del Sacro Cuore di Gesù noi sacerdoti dell'intera diocesi, riuniti al convento dei Francescani a Cava dei Tirreni, siamo stati invitati tutti dall'Arcivescovo a presenziare questo evento, perché la Terra Santa, al di là della latitudine, è terra di tutti, perché c'è stato il Santo, Santo, Santo che ha mostrato il desiderio del Padre di salvare, di fare di tutti gli uomini una sola famiglia. La Terra Santa è il luogo epifanico, quindi parlare della Terra Santa significa parlare della nostra terra, perché dovunque c'è il Santo, il Signore, lì è terra nostra. E non dobbiamo dimenticare che la Terra Santa è anticipo di quella Terra Santa quando noi varcheremo la soglia dell'eternità. Approfondire appunto il passaggio della cultura amalfitana in Terra Santa equivale anche a mostrare il nostro anelito a difendere, come fanno i padri francescani, i luoghi santi, ma anche a tenere alto lo sguardo alla tradizione, al desiderio dei nostri antenati amalfitani a dare lustro, a dare onore alla terra del Signore benedetto Gesù Cristo. Che questa giornata di studi accendi in tutti, soprattutto in noi amalfitani, la gioia di salvaguardare questi luoghi, di salvaguardare questa terra e soprattutto di apprezzare l'opera di tanti nostri fratelli che ancora oggi, come i francescani e altri italiani in quella terra, profondono energie ma soprattutto venerazione per un luogo dove ancora ci sono le orme silenziose
del Cristo che ha salvato la nostra storia. E questo è il ritorno poi del sindaco di Amalfi, rappresentato da Lucibello Simone, e lo prego di... Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Un saluto particolare ai nostri ospiti che sono venuti da così lontano, no? Fra Francesco Patton, fra Eugenio Aliata, il seguito di questo bel seguito di monaci francescani. Un saluto al professore Banista che coordinerà i lavori di questa mattina, il clero locale rappresentato da Don Angelo, che ha portato magistralmente i saluti del nostro arcivescovo, che ci parlerà di un altro arcivescovo di Amalfi, Ercolano Marini, particolarmente legato alla Terra Santa e non ultimo. Un saluto e un ringraziamento agli amici del centro, il professore Talalai, il professore Gargano e chiaramente il presidente Cobalto, che ci dà sempre la possibilità di poter avere questi momenti culturalmente alti. Bene, stamattina ci troviamo nell'Arsenale, no? Questo luogo che praticamente ci mostra la bellezza del Ducato, no? Queste navi che partivano da Amalfi e arrivavano in Terra Santa, a Gerusalemme, e partivano appunto dal Ducato di Amalfi, no? Io oggi porto i saluti sia del sindaco, dell'amministrazione, di tutti i cittadini, e forse simbolicamente posso dire portare i saluti simbolicamente di tutto l'ex territorio del nostro ex Ducato, no? Comuni costieri, comuni dell'entroterra, Isola di Capri, no? Che alla fine Amalfi anticamente non era solo la città, era questa specie di provincia, si potrebbe dire con un termine giuridico attuale, e Gerusalemme, Terra Santa, no? Città sacra, no? Per le tre grandi religioni monoteiste, no? Cristianesimo, ebraismo, Islam, no? Questo grande patto di unità su un'unica divinità che comunque in qualche modo vuole la pace, no, tra gli uomini. E in quest'ottica Amalfi, sulla scorta di questo glorioso passato, potrebbe anche, e questa è una cosa che come amministratori ci sentiamo fortemente, di poter essere quasi un volano, un elemento di slancio per la nuova politica di, diciamo, di una nuova politica culturale e di mediterranea, di unione tra queste varie comunità. E con questo vi auguro di nuovo buona giornata e buona continuazione dei lavori. Bene, adesso volevo richiamare la vostra attenzione, prima di passare ai lavori veri e propri, diciamo, le origini di questo diciamo, riallacciamento che nel Novecento si ebbe con Israele, con le realtà, diciamo, religiose, artistiche e del Muristan. Sentire insomma, qualche parola del discorso di Ercolano Marini, il nostro arcivescovo dall'anno 1915 al 1945, diciamo, nella funzione insomma, che fu fatta nella chiesa proprio di Santa Maria di Latina di Gerusalemme per la benedizione di una targa di bronzo che
nel 1928 fu donata alla chiesa di Santa Maria di Latina di Gerusalemme per ricordare le vicende storiche di Amalfi e Gerusalemme. Una targa in bronzo recando un bassorilievo della cattedrale di Amalfi e sullo sfondo galee amalfitane idealmente in partenza per Gerusalemme fu realizzata nell'anno 1928 dallo scultore Diomede Patruni in due identici esemplari. Uno fu esposto nel Salone Morelli del municipio, l'altro fu donato alla chiesa di Santa Maria Latina in Gerusalemme. La targa fu commissionata dall'amministrazione podestarile di Amalfi perché venisse fissata al muro nella predetta chiesa degli amalfitani situata nel Muristan, ospedale del quartiere dei cristiani in Gerusalemme. Del viaggio in Terra Santa che ne seguì, dal 15 maggio al 16 giugno 1928, con la partecipazione di una folta delegazione di amministratori e pellegrini amalfitani, Monsignor Marini pubblicò un diario di viaggio intitolato «Il mio pellegrinaggio in Terra Santa, impressioni ed elevazioni». Riferendosi alla funzione di benedizione della targa, il 31 maggio 1928, nella chiesa di Santa Maria Latina, egli pronunziò queste parole. Celebrata la Santa Messa, benedico la targa di bronzo già fissata nel muro di sinistra presso l'ingresso. Avevo già visitato il chiostro, la facciata, l'area dell'antica Santa Maria Latina. Ora in mano dei protestanti tedeschi, avevo visitato la chiesa di San Giovanni a forma di trifoglio, restata circa 8 metri sotto il livello stradale. Oggi in mano degli scismatici, avevo visitato il quartiere ed i fondaci degli antichi amalfitani, oggi in mano degli ebrei e degli arabi, non potevo tacere e pronunziai una locuzione di cui do una brevissima sintesi, che è a pagina 84 di questo suo diario di viaggio, il mio pellegrinaggio a Gerusalemme. Dopo, chi ci volesse dare uno sguardo, nel retro di copertina è anche una foto della delegazione che nel 1928 andò a Gerusalemme, ed è simpatico insomma vederla. Allora continuiamo con il discorso di Monsignor Marini, di cui dà una brevissima sintesi in questo libretto che vi ho mostrato. Dice: l'ordine di San Giovanni, così celebre nei fasti della civiltà cristiana per le operazioni compiute a Gerusalemme, a Rodi e a Malta, è nostro vanto, perché il beato Gerardo Sasso, suo fondatore, trasse i suoi natali a Scala, antica città della costiera di Amalfi. Ecco gli amalfitani formanti a Gerusalemme la prima colonia europea. Dal vecchio impero greco, che non produceva se non opere di decadenza, era sorto questo piccolo popolo, giovane, vivificato da uno spirito nuovo, che gli conferiva un'elevatezza morale e una potenza fisica che possono valutarsi alla luce di un'audace e ardimentosa impresa. I saraceni e i mori, penetrati nel Tevere, mettevano a sacco l'eterna città. San Leone IV, il Papa, leva un grido. Le galee di Amalfi con quelle di Napoli e di Gaeta volano a Ostia. La battaglia navale si impegna, il trionfo dei nostri è completo. Il centro della latinità è salvo. Era l'anno
846. L'amore di Roma Latina, da loro salvato, sospingeva più tardi gli amalfitani all'affermazione della latinità in Palestina, in cui mettevano in giusto rilievo il rito latino nella propria chiesa, affidandone l'officiatura ai benedettini cavensi e facendone il focolare della loro attività religiosa e sociale. Tali imprese magnifiche, capaci di far vibrare gli entusiasmi più vivi, degne di essere ricordate dalle memorie di un popolo, sono sintetizzate nella nostra targa. Questa targa che realizzò il Diomede Patruni, eccola, non so se riuscite a vederla, che fu apposta poi nella chiesa di Santa Maria Latina. Così il discorso continua con altre osservazioni, ma per il risparmio, perché insomma sennò il discorso diventerebbe troppo lungo. Dice Monsignore Ercolano: furono questi i pensieri che svolsi in una festa di fiori intorno alla pregevole pala dell'altare maggiore, opera di Rodolfo Villani, in cui con mano maestra l'autore ha voluto riprodurre i lineamenti della Vergine col Bambino che aveva troneggiato nell'antica Santa Maria Latina. Sì. Così Ercolano Marini, in pochi vibranti tratti, ci presenta la sua chiara visione delle vicende storiche di Amalfi in difesa della cristianità e ci racconta di un vasto retaggio d'arte, di fede e di storia degli amalfitani in Terra Santa. Noi confidiamo che Don Luigi, postulatore della causa di beatificazione del servo di Dio Ercolano Marini, non indulgerà a richiamare con la sua consueta lungimiranza e affabilità quei significati e valori di fede e storia intensamente suscitati in passato dai pellegrinaggi degli amalfitani in Terra Santa. Questi valori restano ancora oggi vivi, come ci dimostra l'arcidiocesi di Amalfi Cava dei Tirreni, che ha inteso programmare per il mese di ottobre 2023 un nuovo pellegrinaggio di amalfitani in Terra Santa. Pur se è difficile farlo in tempi pervasi di becero edonismo e decadenza morale, ritengo doveroso per noi cristiani augurare da questa sede agli amalfitani che il loro prossimo pellegrinaggio in Terra Santa sia foriero e pregnante di quelle impressioni ed elevazioni spirituali già scaturite circa un secolo fa dall'illuminante ed edificante cammino di fede di Monsignor Marini verso la terra di Gesù. Quanto alle finalità scientifico-divulgative della manifestazione di oggi, ci si chiederà: ma se già quasi un secolo fa, negli anni dei pellegrinaggi in Terra Santa e ancora nell'anno 1935, in occasione della celebrazione di Amalfi Imperiale, proprio qui nell'arsenale appena restaurato, così efficacemente Monsignor Marini aveva inquadrato in chiari termini storici e spirituali i caratteri dell'incontro tra Amalfi e Gerusalemme, cosa di nuovo ci proporrà l'odierna giornata di studi su Amalfi e la Terra Santa, se non un momento meramente celebrativo? E un'altra domanda ancora: visto che la storiografia amalfitana pullula di saggistica sul tema proposto, quali sono i nuovi progressi e acquisizioni della ricerca storica che la manifestazione di oggi offrirà alla conoscenza degli storici, religiosi e cittadini amalfitani qui convenuti?
sarà compito del professor Carlo Ebanista introdurre e coordinare i lavori della odierna giornata di studi e dare adeguate risposte a queste domande. Lo ringrazio e gli cedo subito la parola. Buongiorno a tutti, io innanzitutto desidero ringraziare il centro per avermi invitato, in modo particolare il professor Gargano e il nostro presidente. Per me è un onore e un piacere essere qui questa mattina. La mia consuetudine con Amalfi è piuttosto recente. E lo scorso anno c'è stato un convegno sul tarì, una moneta molto diffusa nel Medioevo, e io sono stato invitato, grazie anche alla presentazione del collega e amico Alfredo Maria Santoro, che credo sia qui in sala questa mattina. Io sono un archeologo e mi ero imbattuto in una moneta appunto di questa tipologia, una moneta d'oro, che molti anni fa, quasi un 25 anni fa, trovai nel corso delle mie ricerche sul santuario martiriale di Cimitile. Quindi è stato un caso che io sia arrivato ad Amalfi, però questo caso è stato particolarmente fortunato e per me molto piacevole. E da allora abbiamo avviato una serie di collaborazioni, in modo particolare con la mia università, l'Università del Molise e l'Università di Salerno, dove il collega Santoro insegna, e naturalmente insieme al centro. E lo posso dire ufficialmente perché oramai è stata approvata e firmata, c'è una convenzione che consentirà nei prossimi anni di sviluppare i nostri rapporti e di avviare una serie di attività di studio, di ricerca e di pubblicazione finalizzate in modo particolare allo sviluppo e alla conoscenza di tutto il bagaglio di informazioni, di dati, di conoscenze su Amalfi e il Mediterraneo. Ebbene, quindi quando mi è stato chiesto di partecipare oggi a questa giornata, io con molto piacere sono arrivato qui. Il Mediterraneo arriva anche in Terra Santa, ovviamente, e quindi questo è un ulteriore elemento di allargamento, ampliamento degli orizzonti culturali che il centro da anni si propone. Il centro che fa tutta una serie di attività meritorie, io veramente sono sorpreso positivamente in continuazione per le attività che vengono messe in cantiere e per la pubblicazione degli atti. E noi siamo oramai abituati, anzi siamo quasi malati di convegnite, si organizzano convegni continuamente, lo dicevamo prima con Padre Alleata, in alcune sedi si fanno convegni quasi tutti i giorni. Ecco, però la cosa importante è che poi di questi convegni, di tutte queste parole che noi pronunciamo, poi restino delle testimonianze scritte. E gli atti dei convegni, il centro ne pubblica tantissimi, sono particolarmente importanti. Quindi aspetti per me altamente positivi e quindi ci tenevo a fare questa brevissima introduzione ai lavori. Ma naturalmente i protagonisti di questa giornata sono i relatori. I relatori che ci parleranno di aspetti diversi e tra di loro spesso anche apparentemente disgiunti, ma accomunati dai due elementi principali di questa giornata, Amalfi e la Terra Santa. Quindi uno sguardo su questi rapporti da entrambi i lati. E mi è piaciuto molto il riferimento che faceva prima il nostro presidente a questo viaggio, questo pellegrinaggio in Terra Santa del vescovo un secolo fa oramai. Il primo. Di questo vescovo, arcivescovo Marini, che portò in Terra Santa un gruppo di pellegrini e poi ha fatto anche murare nella chiesa questa epigrafe. La curiosità, che magari lo chiedo ai nostri padri in Terra Santa, c'è ancora questa scultura, esiste ancora o è scomparsa? Nessuno lo sa, magari questo ce lo diranno, nessuno lo sa. Esiste ancora. Esiste in
identico ai santuari. E questo l'ho capito che c'è qui, ma lì esiste ancora nella chiesa? Sì, sì. Esiste, beh, questo quindi è un segnale importante. E dicevo dunque i nostri relatori, che sono il professor Giuseppe Gargano, frate Eugenio Aliata, Michael Talalai e Don Luigi Colavolpe. Ecco, quindi ci parleranno di aspetti un po', diciamo, tra loro diversi, però accomunati da quest'unico binomio su cui noi oggi concentriamo l'attenzione: Amalfi e Terra Santa, vista da entrambi i lati. Quindi amalfitani che parlano della Terra Santa, padri che vivono, operano, lavorano da anni in Terra Santa, che ci parlano anche dell'altro lato del Mediterraneo. E quindi io non indugerei oltre. Quindi, poiché abbiamo tempo fino all'una e mezza, giusto, se sbaglio, ecco, sono quasi le 11, sono le 11 meno un quarto, io direi una mezz'oretta al relatore, se qualcuno poi parla anche 45 minuti non è un problema, e l'importante è che ci sia anche poi alla fine, immagino, un po' di tempo per un po' di discussione, qualche domanda, qualche riflessione aggiuntiva che si voglia fare. Immagino che tutti abbiano già caricato le presentazioni PowerPoint, non so se tutti ne hanno bisogno. Io comincerei subito con il professor Giuseppe Gargano, che ci parlerà di Amalfi e Gerusalemme, un messaggio di civiltà e di pace nel Mediterraneo medievale. Il professor Gargano è direttore scientifico del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, professore di italiano e latino al liceo, studioso del territorio di Amalfi, del Ducato di Amalfi, sotto vari punti di vista, e si occupa appunto di aspetti tra di loro diversi della storia di Amalfi, ma in modo particolare la sua attenzione è rivolta alla fase medievale. Ecco, quindi professore, le do il microfono e... Ti ringrazio, caro Carlo. Non sono io il direttore scientifico, è il professore Camelia. Io sono soltanto socio fondatore e non sono manco più professore di liceo, perché sono passato a miglior vita, sono in pensione. Si rimane sempre professore. Sì, questo hai ragione. L'avventura amalfitana nel Mediterraneo ha una data d'inizio, dopo la quale i nostri antenati trovano il coraggio di muoversi in queste acque che già molti secoli prima Socrate aveva definito uno stagno, un piccolo stagno, dove si affacciavano tanti popoli, quindi già era una piccola cosa in età classica, però aveva sempre le sue insidie di vario tipo, umane e naturali. C'è una data, 747, come ha dimostrato compianto Arman Citarella, si svolse una grande battaglia al largo di Cipro tra arabi e bizantini. La flotta araba fu totalmente distrutta e gli arabi persero Cipro e la Siria, le fonti principali di legname. Lì si inserisce Amalfi, non solo Amalfi, pure Venezia, inizialmente pure Napoli, poi Napoli ritorna alla terra, come già era accaduto nel IV secolo avanti Cristo, abbandona il mare. Amalfi invece continua, comincia a commerciare legna, porta legna a tutti gli arabi dell'Africa settentrionale, facendosi pagare in oro, l'oro che veniva dalle miniere del Sudan. E poco tempo dopo troviamo la prima colonia virtuale amalfitana, attestata alla fine dell'VIII secolo, Antiochia. Che cos'è una colonia virtuale? Come la definì un mio maestro Robert Bergman, era un insediamento che si amministrava con le consuetudini della propria madrepatria. Quindi un insediamento pacifico, accettato dalla comunità locale per reciproci vantaggi, e che si amministrava con le regole che aveva Amalfi di quel tempo. Troviamo un certo Mauro, vicario di Antiochia, è il primo capo di una colonia. Il figlio Pietro sarà il primo comes della Repubblica Indipendente di Amalfi nel 1 settembre 839. Ma in quello stesso secolo gli amalfitani compaiono
nell'Adriatico, Ragusa in Dalmazia. C'è un insediamento amalfitano indirettamente provato dal Chronicon Amalfitanum e Chronicon Salernitanum. A proposito della leggenda di origine degli Amalfitani, ci compare Ragusa, e non a caso c'era un toponimo Amalfi nei secoli dopo, ovviamente, a pochi chilometri da questo centro. Ma il nucleo più importante fu quello di Durazzo. Lì gli Amalfitani ebbero una colonia nel porto con la chiesa di Sant'Andrea, ma non è solo questo il fatto interessante di Durazzo. Anna Comneno, nell'Alexiade, la figlia dell'imperatore Alessio, dice che la popolazione di Durazzo è formata per metà nell'undicesimo secolo da veneziani e per metà da amalfitani. Un fatto molto singolare e interessante. E proprio lì, nel 1108, dopo lo scontro tra Boemondo e Alessio, si fa un trattato di pace, la pace di Deville. Tra i firmatari più importanti c'era l'arcivescovo di Amalfi, Mauro De Monte, originario di Minori, ex abate del monastero amalfitano di Costantinopoli, di San Salvatore, legato pontificio, quindi rappresentava il Papa. Fatto molto importante. Lo stesso arcivescovo, 3 anni dopo, farà accettare all'imperatore di Bisanzio la colonia pisana di Costantinopoli. Quindi un personaggio di grosso rilievo, un amalfitano, che mediava tra Oriente e Occidente. Gli amalfitani poi vanno verso l'Africa in maniera più consistente. Tra il 969 e il 970 appoggiano la conquista del potere dei Fatimidi in Egitto, che tolgono l'Egitto agli Aglabiti, con la flotta, e ricevono dei vantaggi. Il riconoscimento di 2 colonie, quindi in centri musulmani, l'Egitto però è stato sempre piuttosto tollerante, Alessandria e il Cairo, colonie folte di amalfitani, esenzione dal pagamento di tasse e autorizzazione a coniare il tarì. Da qui nasce questa moneta di cui ha parlato l'amico Carlo prima. Il tarì amalfitano, versione di quella araba. 996 accade un episodio sensazionale. Al Cairo c'era una flotta pronta per attaccare Bisanzio. Nel giro di una notte si incendia, si brucia. Rivolta dei musulmani contro i Rum, i cristiani. Vengono anche coinvolti gli amalfitani, alcuni vengono uccisi, molti vengono depredati. Il califfo d'Egitto interviene punendo i responsabili e obbligando la restituzione di tutto ciò che avevano tolto agli amalfitani. Quindi tra i vari Rum solo gli amalfitani vengono trattati in particolar modo dal califfo. Contemporaneamente Amalfi interviene per appoggiare Bisanzio, sempre con la sua flotta, per la riconquista della Siria. E questo è un fatto notevole, testimonianza importante di questa operazione, che Amalfi riceve un sacco di titoli aurei bizantini, non solo i duchi, ma anche i membri dell'aristocrazia, patrizi imperiali, antipati e così via, protospatari. Intorno al 992 si consolida la colonia di Costantinopoli sul Corno d'Oro, a fianco a quella veneziana. E lì vengono fondati monasteri importanti, Santa Maria Latina e San Salvatore. Forse anche una chiesa di Sant'Irene, ma non è chiaro. C'è un attracco, c'è un porto amalfitano. E ancora un nucleo religioso sul Monte Athos, sempre in quel periodo, anche con monaci di area longobarda, con questa Santa Maria degli Amalfitani, un monastero benedettino in un enclave di monasteri che saranno poi ortodossi, e quindi ci saranno delle relazioni molto interessanti e pacifiche. Questi monaci avevano anche una nave, facevano anche dei piccoli commerci verso Bisanzio. Si parla di una visita lì di alcuni personaggi, si mangiò, si ebbe buon pranzo, e si parla di una salsa di pesci marinati, un garum, la colatura di cetara praticamente, molto simile a questa. E in effetti Liutprando da Cremona, in visita all'imperatore per combinare il matrimonio tra la nipote Teofane e Ottone II, egli dice di aver mangiato un grosso capretto farcito di cipolle, aglio, olio, e con questa salsa, questo garum sopra. Era un piatto mangiato dall'imperatore,
che Liutprando definiva cattivo, pessimo, ma che noi abbiamo riprodotto. Non è vero che era pessimo, ma Liutprando si vendicava perché l'imperatore l'aveva relegato in alcune stanze umide, in quanto si era permesso al suo cospetto di dire il mio imperatore, parlando di Ottone I. E allora l'imperatore d'Oriente disse: no, l'imperatore ce n'è uno solo, l'imperatore romano sono io, il tuo è il Rex Germanie, e quindi lo avrebbe già un po' maltrattato. In parte vero, ma in parte no. E proprio verso il 1020, ancora un po' prima, compare la colonia di Gerusalemme, presso il Santo Sepolcro. Due monasteri, Santa Maria Latina, maschile, Santa Maria Maddalena, femminile, tutti monaci benedettini, venivano anche da Cava, naturalmente. Il monastero di Cava nasce intorno al 1011, più o meno, fondato da un atranese di Salerno. Atrane è una cittadina che sta qua vicino, no? E questo, gli atranesi fondarono una colonia a Salerno molto forte, che creò una Salerno marinara importante, poi uscirà un mio libro su questo, e lui... Alferio, Pappa Carbone, aristocratico mezzo longobardo e mezzo atranese, ma viveva secondo il diritto romano, la famiglia sua del padre, e fondò questo famoso complesso importantissimo, dopo Monte Cassino, uno dei più importanti d'Italia centro-meridionale. Gli amalfitani commerciano, fanno soldi, ma fanno anche cultura. I padri danno i nomi ai propri figli, richiamando i luoghi dove hanno fatto fortuna. Questo è un fatto interessantissimo. Antiochia, nome femminile diffusissimo tra gli amalfitani. Bisanzia, Bisanzio. Siro, e ancora più importante, Gerosolima. Quindi c'è Gerusalemme, nome di femmina, di una donna. E molto, c'è anche un saraceno, vabbè, però comunque questo fa parte di questa comunità molto aperta, no? E un po' come fece Pietro da Bernardone, che diede il nome di Francesco per gli affari con la Francia, ma lui venne dopo. L'idea è la stessa. È molto importante vedere Amalfi in quel momento, 1054, lo scisma d'Oriente. Cosa fanno gli amalfitani? L'arcivescovo Pietro di Amalfi va mandato dal Papa, una delegazione, in missione a Costantinopoli. Naturalmente le cose non si ristabiliscono, Michele Cerulario è duro da una parte, la Chiesa Cattolica è dura dall'altra, e lo scisma va avanti. Ma Amalfi si pone in una posizione di mediazione fondamentale, e lo fa pubblicamente con due testimonianze: la porta di bronzo della cattedrale, Pantaleone dei Comiti Mauroni, ricchissimo mercante, nobile, amico dell'imperatore, fa fondere questa e scolpire questa porta, le figure una a fianco all'altra, Sant'Andrea, protettore di Amalfi, ma anche della chiesa di Bisanzio, e San Pietro, protettore della chiesa romana, quindi equidistanza. E un grande personaggio nel 1070, Laicus, pare che sia stato maestro della cattedrale di Amalfi, scrive una lettera soprattutto al monasteri amalfitani di Gerusalemme, scambio epistolare importante. In questa lettera, in queste lettere, egli sottolinea che Amalfi è legata a Roma, è cattolica, però riconosce la saggezza, la scienza, l'erudizione, la profonda religiosità dei padri greci. Questo è un segno di grande mediazione. Gli amalfitani con le loro navi non portano solo merci, portano anche pellegrini. David Jacobi, famoso storico israeliano, stava a Gerusalemme, molto in avanzata età, ha dimostrato questi traffici di pellegrini verso Gerusalemme. Intorno al 1016, molto probabilmente, almeno come ritorno, gli amalfitani avrebbero portato i primi cavalieri normanni andati in visita a pregare sulla tomba di Cristo, che giunti qui avrebbero subito aiutato i salernitani contro i saraceni, e da lì sarebbe nata tutta la storia. C'erano i famosi fratelli Drengo, no? Che poi portarono i normanni alla creazione di un regno importante nel meridione, mentre contemporaneamente ne creavano un altro in Inghilterra, molto cristiani e anche abili giuristi.
arrivavano a Giaffa le navi di Amalfi, scaricavano i pellegrini che andavano a Gerusalemme, le navi poi facevano i loro affari tra Creta e l'Egitto, al ritorno li rimbarcavano e li riportavano verso Occidente. Forse su una di queste navi sarebbe arrivato San Francesco 1220, forse, io lascio il forse, qui per pregare sulla tomba dell'apostolo Andrea insieme al suo braccio destro fra Bernardo. Questa è tradizione, non ci sono prove sicure, però è di certo che il primo convento qui nacque nel 1234, 8 anni dopo la morte di Francesco, quindi molto vicino alla sua data. A Gerusalemme avviene qualcosa di grosso. Mauro De Comite Mauroni, il padre di quel Pantaleone che abbiamo detto prima, ricchissimo, fonda degli ospedali tra il 1063 e il 1071. Uno a Gerusalemme, appunto al Muristan. Una mia collega, che purtroppo non c'è più, Anna Masa, la studiosa della civiltà turca, della lingua turca, diceva: chissà se quel Muristan potesse essere Mauristan, cioè la terra di Mauro, di questo ricchissimo, chissà, non possiamo giudicare su questo, è una sua idea. Ma lì, anche ad Antiochia, un altro ospedale. In quello di Gerusalemme, molto importante, studiato anche da Jürgen Kruger, ricostruito in 3 dimensioni più o meno, era dedicato a San Giovanni l'Eremita. 124 pilastri, 64 colonne, almeno dai testimoni dell'epoca, del XII secolo, forse 2000 posti letto, vabbè, non lo sappiamo. Però è importante questa presenza, molto legato al monastero di Santa Maria Latina, ovviamente, un legame a filo doppio, e sicuramente gestito da monaci medici, qui ce n'erano tanti di monaci medici, già prima trovate nei documenti, che andarono verso questo ospedale. Tra questi un certo Gerardo, forse proveniente dal monastero di San Benedetto e scolastica di Tavernata a Scala, che ne divenne il priore intorno agli anni 80 dello stesso secolo. E poi nel 1082 ci va Giovanni, l'arcivescovo di Amalfi, visita questa zona, quest'area, la descrive, parla dell'ospedale, parla però anche di uno xenodocium, un ospizio collegato all'ospedale e dedicato a San Giovanni Battista, molto più vicino al Santo Sepolcro, e dice che lì questi monaci si danno da fare per accogliere tutti, ma si armano pure per difenderli dai turchi, che nel frattempo nel 1071 sono arrivati i turchi selgiuchidi, che vanno in urto con gli arabi presenti lì, non è che, e creano una intolleranza, mentre prima c'era una certa tolleranza, e c'è quindi bisogno di difesa, soltanto di difesa, come ha detto Padre Patton. Gerardo era un uomo di pace, assolutamente non era un uomo di guerra, però per la difesa bisognava anche, l'epoca non era quella poi successiva, è un'epoca piuttosto dura. E nella bolla pontificia di Pasquale II, 1113, 15 febbraio, in cui viene riconosciuta questa organizzazione, viene menzionato Gerardo, viene indicato come institutor ac prepositus xenodochi ierosolimitani, quindi lui avrebbe realizzato lo xenodochium, quindi l'ospedale Mauro De Comite Mauro Amalfità, lo xenodochium, un ampliamento importante, il nostro Gerardo. Nel 1087 avviene una potente azione militare, Pisa, Genova, Amalfi, Salerno, Gaeta, attaccano Almadia, centro piratico della Tunisia, comandata dal terribile Timino, che dava fastidio ai traffici marittimi, si espugna questa città grazie all'abile contributo di Pantaleone, che praticamente sconosceva Menadito la città e fece entrare per una porta segreta, e il Carmen Pisano lo ricorda, Pantaleone Amalfitano, era una prova generale per la prima crociata, in un certo qual modo. La prima crociata avviene, sapete tutti le vicende, le motivazioni, e viene saccheggiata a Gerusalemme. E lì compare, tra il mito e la storia, nuovamente Gerard, i suoi miracoli, getta i pani ai crociati
viene sorpreso dai turchi, portato davanti al sultano, il sacco pieno di pane risulta essere pieno di pietre. Di certo però, quando fu presa Gerusalemme, lo trovarono in prigione, poi si offrì come ostaggio in uno scambio di prigionieri e uscì sano anche da questa situazione. E Goffredo di Buglione, insieme al patriarca Dagoberto di Pisa, furono i primi di fatto ad accettare questa nuova istituzione. Gli fu dato anche il castello di Hebron, 15 chilometri da Gerusalemme. Ma poi verranno altre donazioni. Prima di questo, vogliamo dire, ho dimostrato l'origine amalfitana del fondatore. C'è stata una querelle per secoli, francese o amalfitano. No? E io ho messo sui piatti di una bilancia le prove, da studioso serio, indirette, il certificato di nascita non ce l'abbiamo, pro Amalfi, pro Francia. Davanti ai cavalieri, con il Gran Maestro presente, e io dissi: quale piatto peso di più? Tutti in coro dissero quello amalfitano. Poi fui insignito di un titolo dal Gran Maestro, vabbè, questo è un altro fatto, ma quali sono sostanzialmente, io ho pubblicato dei libri su queste, le prove. La croce ottagona compare su monete amalfitane già nel 1088, prima che venisse riconosciuto l'ordine, che poi per i cavalieri avrebbe rappresentato le otto beatitudini secondo secondo San Matteo, no? Ma in realtà in origine era una prima rosa dei venti, a 12 venti, nelle aperture della forchetta, no? Ci sarebbero dei puntini sui tarì, quindi i venti principali, i venti secondari. All'abbadia di Cava c'è una meravigliosa rosa di quello stesso periodo, XI secolo, con 12 venti, con gli angeli che soffiano, e al centro c'è il sole e la luna, il dì e la notte. E questo poi divenne tutto un simbolo, è stato anche il simbolo della provincia di Salerno per tanto tempo, già dal XIV secolo, come principato citra, e anche simbolo di Amalfi, ovviamente. L'ospedale amalfitano è un'altra prova sicura, la funzione diplomatica e di pace, e poi l'onomastico Gerardo. I francesi battevano molto Gerardo, era un nome francese, un nome germanico innanzitutto. Io ho dimostrato che Gerardo era diffuso in Italia meridionale sin dal X secolo, e anche Sasso, che deriva da Sassonia, attenzione, non dalle pietre, non il termine latino, e nei militi provenienti dalla Sassonia venivano utilizzati dai Longobardi di Benevento, di Salerno. È possibile che qualcuno di questi sia arrivato a Scala e si sia insediato nel castello di Scala, da qui sarebbe derivato poi Gerardo, che poi potrebbe essere anche il nome non suo di battesimo, ma è un nome scelto. Qualcuno cita Corrado, il suo nome germanico, Vel Gerardus. Questi sono studiosi del passato, 600 soprattutto. Ma a Scala c'era un'altra famiglia, Alemagna, e anche qui è un altro termine chiaramente germanico. Quindi, però in quel periodo c'è un mio paragrafo del libro Amalfi contro Amalfi, succede una questione molto seria. Dopo la morte di Goffredo si lotta per diventare Rex Jerusalem, perché Goffredo non volle essere nominato re, solo difensore e avvocato del Santo Sepolcro, rimise tutto nelle mani di Alessio. Scoppiò già Baldovino, il fratello, che poi divenne re, e poi Boemondo, il principe di Taranto, il normanno. E qui sembra una spaccatura. Pisa con Boemondo, Venezia e Genova e naturalmente l'impero bizantino con Baldovino. E l'ordine? L'ordine di San Giovanni? L'ordine di San Giovanni seguì la via pisana, la via di Dagoberto, l'arcivescovo di Pisa, e in questo modo si inimicò l'imperatore. Perché cosa accadde? Che l'imperatore, attraverso una manovra astuta, riportò sul seggio ducale di Amalfi il normanno Ruggero, che aveva fatto scacciare pochi anni prima, mettendo un certo Marino Sebaste. Questo marino fu tolto e ritornò Ruggero per metterlo contro il fratellastro Boemondo, perché Boemondo a sua volta minacciava di attaccare, come fece Costantinopoli attraverso Durazzo. Ed ecco che nella donazione
nei tutti i possedimenti, 1113, sembra la famosa bulla, noi non troviamo nessun territorio nel Ducato di Amalfi, nessun territorio nel Ducato di Ruggero Borsa, ma territori del Principato di Taranto e dell'area di Boemondo, del Ruggero di Sicilia, attualmente nell'area pisana, troviamo anche Asti. Che ci fa Asti in queste donazioni? Qualcuno diceva forse Gerardo era di Asti. Tancredi, il cugino di Boemondo, era figlio di una sorella di Roberto il Guiscardo, ma il padre era il marchese di Monferrato. Ecco perché ci sta Asti, secondo me, è chiaro? E quindi si trova questa spaccatura. Poi tutto si mette a posto quando muoiono i protagonisti, tra cui anche Alessio, e infatti gli amalfitani poi avranno delle terre insieme con l'ordine in Puglia e così via. Quindi questo è un fatto importante. E inoltre, dopo muore Gerardo, 3 settembre 1120, c'è 5 anni di vacatio. Cosa è accaduto? Ci sono stati dei reggenti, almeno 3, un Ruggero francese, ma prima ancora un Ruggero amalfitano, come ha dimostrato Luttrell, probabilmente secondo me della famiglia del giudice, poi Pietro di Barcellona, poi un francese e poi a tutto a un certo punto quello che viene considerato il primo vero gran maestro, Raymond Dupuy, il francese che cambia tutto, fa una regola e militarizza l'ordine, lo porta più verso la militarizzazione. Da allora in poi c'è una francesizzazione, anche se avviene gradualmente, che c'è un documento in cui ci sono vari nomi di frati cavalieri e ci stanno ancora nomi nostri, della nostra area, anche se bilanciati da nomi francesi. Donazioni in Francia dappertutto, lo sapete, no? Ora Amalfi, dopo la crociata, nascono gli stati latini, gli amalfitani non avrebbero voluto la crociata, perché arrivano i concorrenti, pisani, genovesi, poi devono accettare la nuova realtà e trovano una nuova sistemazione. 1163, dei mercanti amalfitani sono autorizzati dal conte Raimondo di Tripoli di Siria di servirsi delle domus di proprietà della chiesa e del comune di Amalfi. Quindi ci sono case a Tripoli della chiesa di Amalfi e qui la chiesa gioca un ruolo importantissimo, la chiesa di Amalfi, per Amalfi soprattutto, e del comune università di Amalfi. 1169, Boemondo, principe di Antiochia, discendente naturalmente, nipote di questa, dona alla chiesa di Amalfi e a tutti gli amalfitani l'esenzione fiscale dell'ingresso e dell'uscita, naturalmente, delle vendite e degli acquisti. 3 estracones, cosa sono? Sono luoghi, punti di vendita abbastanza ben organizzati, con licenza edilizia, cioè di ampliarli in alto, dove? Presso il porto di Laodicea. Poi gli dà pure 1300 bisanzi raccolti da elemosine e dazi vari. Ma chi rappresenta Amalfi? In questo? 2 mercanti, l'Andolfo de Comite Mauro e Luca de Floro. 1190, Guido, re di Gerusalemme, il famoso Guido della terza crociata, cosa fa? Dona agli amalfitani anch'egli la libertà di entrare e uscire da Acon, dove c'erano già veneziane, per terra e per mare, di commerciare esenti da tassazione, la possibilità di ancoraggio per le loro navi grandi e piccole. Poi riconosce la colonia amalfitana che viene guidata da un visconte e da un gruppo di consoli, alla stregua di veneziani, pisani e genovesi. Sicuramente questo lo fa per gli aiuti, i servigi resi dagli amalfitani durante la terza crociata. Non a caso 3 famiglie nobili amalfitane, del giudice Cappasanta e Dalagno, nei loro stemmi hanno delle croci, e essi per tradizione dicono perché abbiamo collaborato ad una crociata. Probabilmente si tratta di questa. Concludendo tutto questo, che c'è poi tanto ancora da scoprire, il rapporto Amalfi-Gerusalemme, Amalfi-Terra Santa in generale, più che altro, è un rapporto di civiltà, di collaborazione. Da lì gli amalfitani hanno portato i limoni, hanno portato l'idea delle confetture, della confettura di noci e di altre
che il principe di Salerno donò ai Normanni, per esempio, hanno portato le opere, gli influssi artistici e architettonici. E proprio qui ci troviamo in un complesso architettonico unico. Questo è l'unico arsenale, cantiere navale militare medievale esistente in Italia, ed è la metà è stata distrutta. Vedete questi archi? Questo è unico in tutta Italia. Tutti gli arsenali medievali avevano i pilastri, ma avevano le coperture a tetto con le travi di abete, con le tegole. Questo no, questo ha un lastricato sopra e le volte a crociera archiacuta. Questo è un esempio che viene dal mondo arabo e risale all'XI secolo. È identico a queste corsie, chiamate domus nei documenti, sono identiche a quelle ritrovate negli scavi dell'ospedale, credo che in vecchie fotografie dell'ospedale di Gerusalemme si vedono delle architetture molto simili. Siamo più o meno allo stesso tempo. Questi sarebbero i fornices spiculi di cui parla il cronista di Montecassino, marsicano, praticamente Leone Marsicano, a proposito della costruzione nel 1071 della Basilica. Lì si parla di maestranze amalfitane e che avrebbero costruito una cappella di Sant'Angelo, un ingresso porticato con questi fornices spiculi. Questo fu anche il modello che poi arrivò a Cluny e poi entrerà in forme più slanciate nel famoso gotico, la grande idea di Bernardo di Chiaravalle, che è stato anche l'ispiratore del gotico, nonché dell'ordine dei Templari, concorrente del nostro ordine, e quindi molto importante è questo ruolo. Quindi questo è ciò che ci lega visivamente ancora di più a quell'area, a Gerusalemme, alla Terra Santa, queste architetture, questo richiamo cosmopolita. Qui si fondono insieme, senza distinzione, elementi dell'Islam, gli elementi della romanità trasmessa ormai alla romanicità, al romanico amalfitano appunto, e all'Oriente bizantino, anche un poco ortodosso dell'altra parte, quindi e con un tocco pure di ebraismo che è presente non in queste strutture, ma nell'atmosfera vissuta dai nostri antenati, dei rapporti avuti. Gerardo accudiva tutti. Una volta si presentò lì un povero arabo, chiese di essere accudito, fu accolto, vide ciò che accadeva là dentro, tra l'ospedale e l'Oxenodocchio, ma a un certo punto si svelò. Era un sultano e gratificò gli amalfitani e soprattutto gratificò Gerardo per l'accoglienza che aveva ricevuto. Quindi in un abbraccio di pace e di amore che noi vogliamo che ci sia adesso in futuro, anche con molte manifestazioni potremo fare, mostre, convegni, viaggi tra qui e Gerusalemme, con tutta la collaborazione, Padre Patton innanzitutto, ma tutti noi, per costruire il futuro, perché noi siamo conservatori, nel senso di Prezzolini, cioè il progressista guarda al domani, il conservatore guarda al dopodomani, cioè sul fondamenta solide del nostro passato che dobbiamo assolutamente tenere presente, altrimenti non possiamo pretendere di andare dove andiamo, da nessuna parte. Su questo fondamento noi dobbiamo andare avanti per costruire il futuro e per salvare la nostra umanità in un abbraccio, io direi, non soltanto terrestre, ma cosmico. Vi ringrazio. Allora, grazie al professor Gargano per questa bella, sguardo che ha fatto sui rapporti tra Amalfi e la Terra Santa. E come al solito il professor Gargano fa una serie di riferimenti alle fonti storiche con una serie di suggestioni, di aneddoti che sono molto accattivanti. A volte un po' lo perdo perché sa troppe cose, troppi dettagli, però lo sguardo che ha dato, a mio avviso, consente di aprire bene questo convegno, perché andando avanti e indietro tra Amalfi e Gerusalemme, no?
ma prima di arrivare a Gerusalemme ci ha fatto uno sguardo su altri territori. Si vede molto bene questa capacità degli amalfitani di inserirsi negli altri ambienti, no? Nella pratica del commercio, anche naturalmente nella capacità di costruire delle navi. E qui siamo in un contesto, l'ho appena detto il professore, molto ben conservato. Tra l'altro io l'avevo visto in occasione del convegno sul Tarie, non era ancora allestito il museo, ma veramente è particolarmente interessante e bello. Io poi, che e qui padre Alleata mi può capire molto bene, quando ho visto le ceramiche non ci vedo più, per cui è particolarmente interessante anche questo aspetto, e quindi è il luogo adatto per questo convegno. Ma naturalmente, professor Gargano, parlandoci delle fonti scritte, a me ha fatto venire in mente i miei studi, no? Quando giovanissimo, allievo di Mario Del Trippo e Alfonso Leone, leggevamo e commentavamo con entrambi, sia pure un po' separatamente, il volume su Amalfi medievale, che è un caposaldo della storia non solo di questa città e di questo territorio, ma della storia medievale, no? Nella diciamo parte finale del Novecento. E quindi è ancora di più l'intervento del professor Gargano ci consente di ampliare il discorso e di renderlo, ecco, internazionale, ma non perché Amalfi debba essere a tutti i costi menzionata, ma perché oggettivamente ne abbiamo le prove, le ha sciorinate tutte una per una, e credo sia una sintesi, perché conoscendo il professor Gargani ha fatto una sintesi. E poi l'onomastica, è incredibile questi nomi di cui ci ha parlato il professor Gargano, e questa moda anche, no, nell'accogliere nelle denominazioni dei bambini di Amalfi del Medioevo questi nomi frutto dei contatti, dei rapporti con altri territori, contatti e rapporti che erano, e qui è stato detto anche prima molto bene anche da padre Patton e dal nostro presidente, era un discorso, era un atteggiamento pacifico, di tolleranza, di intrusione in ambienti diversi, ma in maniera molto, ma molto cauta. E questo è un discorso che oggi è molto importante da fare, quando purtroppo stiamo vivendo un momento a poche centinaia di chilometri da noi, dove l'intrusione non è affatto pacifica. E quindi il significato lo è stato detto più volte, no? Dell'atteggiamento pacifico, della disponibilità, dell'accoglienza degli altri, del mettersi a servizio degli altri, questo è un discorso che veramente è molto importante e su cui occorre riflettere. E un ultimo così accenno che mi viene da far fare, tra le tante famiglie che sono state nominate dal professor Gargano, ha nominato i Del Giudice, eh? E qui è una mia, come dire così, mi sono imbattuto in questa famiglia, e il professor Gargano lo sa sicuramente, perché un ramo di questa famiglia poi si è spostato a Nola. Io provengo da quel territorio e proprio recentemente ho pubblicato un articolo, poi te lo farò avere, ho avuto il PDF proprio ieri, quindi proprio un segnale del destino, di un membro della famiglia Del Giudice sepolto a Cimitile nella Basilica di San Felice in un sarcofago romano di reimpiego. E qui è un altro legame, perché questa terra, e non solo la città di Amalfi ma un po' tutta la costiera, e ne ho visto uno sul fondo, poi il professor Gargano magari mi dirà qualche cosa, perché c'è anche lo stemma della, però non è indicato nella didascalia, magari poi mi dai qualche indicazione, un sarcofago romano strigilato, sta proprio di fronte a me in fondo, reimpiegato nel Medioevo, con lo scudo, no? Con lo stemma della famiglia, la croce naturalmente. E quindi questo è un altro aspetto importantissimo. Accennavamo prima anche con padre Alleata, perché alle mie spalle c'è una base di una colonna con una bella data, 1302 in caratteri gotici, e quindi questo è un altro aspetto, no? Il reimpiego dell'antico nel Medioevo, quindi anche questo è un'altra caratteristica che faceva, ha fatto di Amalfi un punto importante, no? Il recupero dell'antichità, il reimpiego nel Medioevo, la
come dire, recupero di questa tradizione antica, a nobilitare anche le gesta di una città e di un ducato che nel Mediterraneo aveva una parte importante. Ma è giunto il momento di spostarci, e chiedo a Padre Alleata di avvicinarsi. Ah, prima Don Luigi, non me l'avevate detto, ok. Allora, chiedo, non mi era stato comunicato questa inversione, di intervenire, prego, Don Luigi Colavolpe, magari sì, siamo anche, posso spostare anch'io se vuoi. Eh sì, è meglio che si segga. Come? Da questo lato. Più luce di così. 88 anni, quindi va benissimo. Aspetta, la volevo presentare, insomma, giusto. Allora, prego, prego, si accomodi. Allora, sì. È un compagno di Cece. Ah, vedi, i legami si continuano. È stato insieme a lui al seminario, no? Non credo. Sì, sì. È la stessa età. Ma di Don Felice Cece? Don Felice. Ah, ecco, non avevo pensato a Don Antonio, mi sembrava un poco strano. Ecco, allora, se le mie informazioni non sono sbagliate, Don Luigi è parroco di Pontone, giusto? Sì, sì, sì. Ecco, perfetto. E postulatore, lo abbiamo già sentito, della causa di beatificazione di Monsignor Marini. E mi stava appena dicendo che è stato compagno di seminario di Don Felice Cece, arcivescovo di Sorrento Castellammare, che ho avuto il piacere di conoscere e, in quanto mio concittadino. E devo dire che io ho una cosa particolare con Don Felice Cece, perché... ero piccolissimo, avrò avuto 7-8 anni, e era una domenica mattina, e andavo a messa con mio padre, e vidi all'ingresso del santuario di Cimitile, del complesso basilicale, che era chiuso dagli anni 60, quindi prima che io nascessi, quindi non l'avevo mai visto, e ne sentivo parlare sempre da mio padre, e questi racconti, no? Il santuario di Cimitile, per chi non c'è mai stato, è un posto straordinario, è ubicato al centro dell'abitato, e quindi l'abitato lo circonda su tutti i lati, e noi non lo potevamo vedere, io non l'avevo mai visto. Allora, quella mattina io vidi Don Felice Cece, che era ancora prete, sacerdote, con un gruppo di persone, dissi, beh, la volta buona, io voglio visitare il complesso, e chiesi a mio padre di farmi entrare. E mio padre, che conosceva Don Felice, glielo chiese, e lui disse, ma quello è un bambino, ma dove lo portiamo? Cioè, non si preoccupi, stia tranquillo che questo bambino sarà buono. Insomma, io sono entrato e sono stato quello che ha fatto più domande, quello che è stato più interessato, e per una settimana io parlavo sempre con mio padre di questo complesso, e poi sono diventato, come dire, uno studioso di quel complesso. Quindi questo è un dettaglio che volevo raccontare. Allora, cedo la parola a Don Luigi Colavolpe, che ci parlerà dell'arcivescovo di Amalfi, Ercolano Marini, e la Terra Santa. Prego. La prima sensazione che io provo è che dopo la relazione del professor Gargano mi sento piccolo piccolo, meno male che il compito mio è molto più semplice, perché noi dobbiamo fare storia, io devo solamente raccontare l'affetto che Monsignor Marini aveva per la Terra Santa. E lui diceva che c'è un nodo d'oro che lega Amalfi con la Terra Santa, e questo nodo d'oro era dato non solamente dal fatto che gli amalfitani erano cristiani e quindi seguaci discepoli di Cristo, ma anche perché gli amalfitani erano approdati in Terra Santa già dall'anno 1000, e quindi allora fu affascinato proprio dalla storia di Amalfi e Monsignor Marini, e lui diceva: io sento un fascino mirabile con la Terra Santa, Gerusalemme è in cima ai miei pensieri. Ecco, Gerusalemme e Nazareth, perché Gerusalemme c'era Cristo, il mistero pasquale di Cristo, lui era un teologo, e Nazareth,
il mistero dell'incarnazione di Cristo, della maternità divina. Quindi queste due, ecco, località di queste due città della Terra Santa erano al centro della sua attenzione. Dunque, e allora, questo fascino per la Terra Santa, da chi, come nacque il Museo Marini? Dai frati di Napoli, siete voi, frati francescani di Napoli. Perché l'opera, ancora c'è, mi hanno detto che c'è ancora, l'opera dei pellegrinaggi in Terra Santa, promossa dai frati, gli fece la proposta di presiedere ai pellegrinaggi nazionali. Non erano pellegrinaggi della costiera, erano pellegrinaggi nazionali. Ecco. E nel 1928, il primo pellegrinaggio, erano solo 6 amalfitani, di Amalfi, non Amalfi, ecco, la diocesi, 3 laici e 3 sacerdoti. Ma poi dopo c'erano tutti i pellegrini, erano italiani e c'erano spagnoli. Quindi i pellegrinaggi non erano solamente di amalfitani. 8 pellegrinaggi dal 1928 al 1935. E come lui poi dopo le emozioni che provava durante li ha poi dopo come dire così trasmessi a noi attraverso le circolari, così lui governava la diocesi soprattutto, attraverso le circolari. Quindi una circolare per dare l'annuncio del pellegrinaggio e un'altra circolare per dire che cosa aveva fatto nel pellegrinaggio. Quindi 16 circolari, poi c'è quel libretto che ha presentato il presidente del centro e poi dopo ci sta la cronaca diocesana, che è una rubrica della rivista ecclesiastica amalfitana, che racconta appunto, integra quelle che Mozio Marini ha scritto nelle circolari. Quindi queste sono le fonti a cui poi dopo si attinge, ecco, le informazioni che vi do in breve. Dunque, quali erano gli obiettivi dei pellegrinaggi di Mozio Marini? Erano due. Il primo obiettivo era il rinnovamento della fede. Normale tutto questo, non riesco, se non fa questo, e pellegrinaggio serve a questo. Ma l'altro obiettivo di Mozio Marini è quello di rinverdire le glorie amalfitane. Mozio Marini era un sognatore, però un sognatore che non rimaneva con la testa tra le nubi, ma poi dopo operava, ecco, operava. E quindi allora lui diceva così: noi dobbiamo, ecco, fare in modo che l'umile Amalfi di oggi si unisca all'Amalfi glorioso di un tempo. E perché lo faceva tutto questo Mozio Marini? Perché si trovò dinanzi a un popolo addormentato dopo la guerra del 15-18. Quindi un popolo che è sfiduciato, scoraggiato, non teneva voglia di fare niente. Mozio Marini dice così: io lo devo scuotere. Allora come lo devo scuotere? Ecco, dice così: ecco, rinverdendo le glorie del passato, noi dobbiamo diventare gloriosi, come eravamo gloriosi nel passato. Questa è l'idea centrale di Mozio Marini. Dunque, e allora, un'altra caratteristica poi dopo dei pellegrinaggi di Mozio Marini era questo: il pellegrinaggio non lo doveva fare solamente lui con i pellegrini, lo doveva fare insieme con tutte le popolazioni. E qua, tante per dire, noi di Amalfi, questo in una circolare dice, noi di Amalfi andremo in piccolo numero, ma saremo stretti in una santa unità con coloro che vengono e con coloro che restano, perché con tutti vogliamo dividere le grazie del paese di Gesù. Perciò voi figliuoli che restate qui, accompagnateci con la vostra preghiera per partecipare alle benedizioni che noi andremo raccogliendo alla loro felice sorgente. E quindi allora
Come poi Monsignor Marini voleva coinvolgere tutte le popolazioni? E qua era geniale, cominciando da quando incominciava il pellegrinaggio, messa solenne in cattedrale, poi invitava tutti quanti, autorità, popolo, tutti quanti, qui doveva essere una festa già alla partenza. Poi quando lui partiva, tutte le campane della diocesi dovevano squillare a festa, era un fatto popolare, e alla domenica poi, durante l'Eucaristia, c'era la colletta pro peregrinantibus, quindi il popolo partecipava. E quando tornava, era un'altra festa. La prima, quando tornò nel 1928, il battello si fermò nel porto. Allora, nella circolare, Monsignor Marini, io si sono stato accolto da tutto il popolo. Due ali di popolo mi hanno accompagnato fino alla cattedrale. E poi, quando invece negli altri pellegrinaggi veniva in carrozza, si fermava in Piazza Duomo, allora c'erano le fiaccole che illuminavano il mosaico, e la banda musicale, le autorità, i sindaci con tutti i labbari. Ecco, deve essere una festa popolare. Questo era molto importante. Io ricordo quando io ero ragazzo, allora c'era la monarchia, la repubblica, delle dimostrazioni, ma per noi ragazzi come era importante, per esempio, non so, quando si sfilava con le bandiere, con le cose, ecco, ma perché non ci stava televisione, la guerra era finita da poco, quindi c'era quella cosa, un pochettino quelli che abbiamo provato dopo il Covid, c'era proprio questo desiderio di partecipare, dico, quindi insomma aveva inventato queste feste appunto per svegliare l'immobilismo del popolo, e ci riuscì, e ci riuscì. Dunque, allora io vado adesso un pochettino, vorrei solamente ripigliare il fatto della targa di bronzo che sta, penso che ci sta ancora a Gerusalemme. Tenete presente una cosa, che la chiesa di Santa Maria Latina non è una basilica, se sbaglio, è una piccola chiesa, dove parla della Redeemer Church, poi ce ne parlerà. Esiste ancora Santa Maria Latina? Esiste? Sì, io non ho mai visto questa targa. Mai vista? Però la prossima volta che ci entro guarderò sulla parete di sinistra. Vale a vedere. ma è stata posta una piccola targa che poi dopo nel terzo pellegrinaggio del 1931 è stata integrata, fece un'altra festa, cioè il concetto di Museo Maria, stavo dicendo prima che la chiesa di Santa Maria Latina non è una basilica, cioè gli interessi di un pellegrinaggio non è quello di andare a vedere la chiesa di Santa Maria Latina, è quello di andare a vedere il sepolcro, altre cose. Ecco un pochettino, è così ne parte. Invece Monsignor Marini, il primo pensiero quando andava alla chiesa, era la chiesa di Santa Maria Latina, e invitava tutti quanti la colonia italiana che stava là, no? Quindi non solo gli amalfitani. Ecco un pochettino. E quello che sorprende appunto questo, un pellegrinaggio che faceva, che comprendeva persone che non erano amalfitane, erano appena sei nel 1928, ecco, non avevano interesse di andare a Santa Maria Latina, e invece la cosa principale era la funzione a Santa Maria Latina, e invitava tutte quelle autorità, il console, e poi dopo vedevano solamente le autorità che... E allora nel terzo pellegrinaggio c'è stata un'integrazione di questa targa, ci hanno messo una pietra di russa per rendere un pochettino più visibile. Ecco perché tiene questa cosa. E quindi questo è un sorvolo su questo. Solamente la cosa più bella per lui fu al quarto pellegrinaggio. Perché? Perché ci fu, questa volta fu il console italiano che organizzò la festa nella chiesa di Santa
Maria Latina, fu il console così. E fu allora che Monsignor Marini venne poi dopo insignito della una cosa particolare dei cavalieri del Santo Sepolcro, la placca, ho dimenticato che cos'è, come venne insignito insieme con il sindaco di Amalfi, commendatore Gargano. Volevo solamente dire, ecco, le autorità che partecipano, per dire così un pochettino, dice così: Sua Eccellenza Monsignor Ballassina, Patriarca Latino, Sua Eccellenza Monsignor Valeri, Delegato Apostolico, Sua Eccellenza Monsignor Ageai, Arcivescovo Greco Cattolico di Galilea, il Reverendissimo Padre Jacopozzi, Custode della Terra Santa, il Chiarissimo Commendatore Gabriele, Console Generale di Sua Maestà il Re d'Italia. Erano tutte le autorità. Ecco, un pacchettino, ecco, per dire un pacchettino, come Monsignor Marini ci teneva accanto alla Chiesa, a fare della Chiesa di Maria Latina il centro di aggregazione degli italiani che stavano là con le autorità. Dico solamente l'ultima cosa che vorrei dire è questo, cioè i due pensieri di Monsignor Marini, quelli che lo animavano molto. Il primo pensiero: lasciare una traccia del suo pellegrinaggio in Terra Santa e lasciare una traccia del suo pellegrinaggio ad Amalfi. A Gerusalemme la targa, e ad Amalfi c'è la croce di Madre Perla. E quindi questi segni, lui ci teneva a lasciare questi segni. A Nazareth ha lasciato l'Ave Clemens. L'Ave Clemens è il canto che per noi è popolare, è tuttora popolare alla Basilica della Natività a Nazareth. Ogni sabato c'è la fiaccolata, e così c'è una fiaccolata con il canto dell'Ave Clemens. E poi dopo della Natività da Mafia, poi c'è una cappella trasporto della Casa Santa a Loreto. Quindi a da Mafia abbiamo segni della Terra Santa, in Terra Santa ci sono dei segni di Amalfi. Volevo dire una cosa: il valore di questi segni, non so se fosse qualcuno di voi era, non lo so, ma comunque qualche anno fa io stavo in cattedrale e ho visto un gruppo di frati francescani che si erano fermati dinanzi alla croce di Madre Pevela, e vedi che la stavano osservando. Io poi dopo mi avvicinai e cominciai, ed era il custode della Basilica della Natività di Nazareth. Quindi e disse la storia dell'Ave Clemens, non la conoscevano, perché l'Ave Clemens è il testo è di Vagnetti, un innografo di Roma, mentre è la melodia invece è di un monaco di Monte Cassino. Fu commissionato da Monsignor Marini per lasciarlo a Nazareth. Questa storia non la conoscevano, è vero, non la conoscevano. E io ho visto, poi ho visto perché chi va su YouTube trova un sacco di Ave Clemens, le trovate un sacco. E allora c'è ancora un video di un frate che dice che questo inno è del 200. Però adesso, ultimamente, ho notato che sotto nel sito ufficiale è indicato l'autore dell'Ave Clemens. Un pochettino. Quindi io concludo. L'ultima cosa, e poi finisco veramente, perché se no sono un po'... il pensiero di Monsignor Marini per ciò che riguarda lui diceva il carattere latino
della Terra Santa. Così che nella Terra Santa i latini ci hanno lasciato un'impronta molto profonda. Gli amalfitani cosa fecero? Fece appunto questo, ecco, è stato messo in risalto proprio questo, che sono andate là non già per conquistare, sono andate là per mettere a servizio, hanno fatto i fatti loro, è chiaro. Però stavano là, hanno risollevato anche le sorti là, quindi gli amalfitani sono, ecco, questa è un'espressione di Monsignor Marini, hanno suscitato simpatia. E lui nel secondo pellegrinaggio si è trovato proprio nel momento in cui ci fu la rivolta degli arabi. Dice così, vedete Monsignor Marini che cosa scrive nella seconda cosa, dice così: due giorni innanzi nella moschea di Omar e di Asca eravamo stati a contatto con i musulmani ed avevamo avuto indubbia prova della loro simpatia per i figli d'Italia. Ma esplose lo sdegno lungamente compresso contro i sionisti. Noi assistemmo alla guerra mentre andavamo cercando la pace e vedemmo bagnato di sangue umano quel suolo che pare non possa né debba più berne dopo che ebbe la grazia infinita di assorbire il sangue divino. Questa bella espressione. Dunque, allora, e lui diceva appunto questo. Allora noi la simpatia, suscitare simpatia in Terra Santa è un dovere del cristiano, dice Monsignor Marini. E concludo proprio con questo, in una circolare dice così, ecco, il desiderio di Monsignor Marini di andare in Terra Santa, ma non da turisti, ma da pellegrini. E allora dice Monsignor Marini, un nuovo zelo dovrebbe ora accendere i petti dei figli d'Italia. Io invoco lo zelo che susciti schiere di pellegrini ferventi, i quali, con loro grave condegno, facciano comprendere a tutti che noi amiamo il paese di Gesù e abbiamo cari come le pupille degli occhi i suoi grandi santuari, conservati al culto dall'ardore e dal martirio dei figli di San Francesco d'Assisi, che è uno dei più grandi santi italiani. È finito. Eccoci qua. Grazie a Don Luigi per questo suo intervento. Tra l'altro ha detto che avrebbe letto, ma poi ha parlato a braccio, e quindi io mi complimento, sono veramente infatti la sua testimonianza è molto vera. Tra l'altro ha conosciuto Monsignor Marini, di cui ci ha parlato, insomma, e questo anche entusiasmo che aveva dopo il periodo, insomma, della guerra, e questo paragone con quanto è successo dopo il Covid, per chi come me non ha avuto ha conosciuto la guerra come invece ha conosciuto Don Luigi, evidentemente questo senso di liberazione lo hanno vissuto all'epoca, e il richiamo alla pace, che insomma, che invece poi diventa sempre guerra, purtroppo questo è un aspetto negativo, e su questo ci sarebbe tanto da dire, ma purtroppo è troppo insita nella natura umana quella di essere aggressivo, quella di essere appunto non pacifico. A distanza di secoli diciamo le stesse cose, ma a quanto pare la realtà è altra. Bene, allora posso seguire l'ordine che avevamo stabilito prima, quindi chiedo questa volta a Fra Eugenio Alleata di avvicinarsi al tavolo, e ci parlerà delle testimonianze archeologiche nell'area del Muristan, cioè l'ospedale, a Gerusalemme. Il
padre Alliata è professore emerito di archeologia biblica ed è presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ha conseguito il dottorato al PIAC, come dicevamo prima, ha partecipato a numerosi scavi in Terra Santa diretti da Bagatto, Corbi e padre Piccirillo, ma dagli anni 90 ne ha diretto personalmente alcuni, sia come interventi di scavo che di restauro a Gerusalemme, a Cana, a Monte Nebo. È autore di diverse pubblicazioni, una l'ha anche portata prima lasciandola al centro, segnalo in particolar modo il Monte degli Ulivi e i suoi santuari e Arte e Storia di Nazareth. Ecco, quindi gli cedo ben volentieri la parola e ci illustrerà le indagini che da anni conduce a Gerusalemme. La chiesa di Santa Maria Latina è quella che si vede nella fotografia che avete voi, è una grande basilica di proprietà dei luterani. Comunque io andrò a vedere se della parete a sinistra della porta se c'è ancora questa lapide o meno, personalmente non la ricordo. Ecco. Adesso passiamo invece alla presentazione che ho preparato io, speciale sul Muristan e sulle cose archeologiche. La veduta che c'è in alto è proprio dall'alto di quel campanile che domina tutta la regione e domina bene tutta l'area del Muristan. Ho scritto i nomi di quei luoghi dei quali parleremo, no? Il luogo è accanto alla Basilica del Santo Sepolcro, più precisamente a sud della Basilica del Santo Sepolcro, è occupato da una moschea chiamata, forse impropriamente, Moschea di Omar, perché fu costruita soltanto dal figlio di Saladino, quando ricevette, dopo la conquista contro i crociati, ricevette l'area, il waqf, cioè l'autorità religiosa islamica di una parte dell'ospizio dei cavalieri. L'altra parte rimase ancora come ospizio per i pellegrini cristiani, ancora l'avvocato Martoni di Casanova di Carinola ancora dice di aver abitato in questo ospizio dei pellegrini, che però andò sempre più decadendo. I francescani dovettero prendere in proprio l'ospitalità dei pellegrini quando l'ospizio decadde completamente, ma i greci ortodossi lo usavano ancora fino abbastanza di recente in una parte. La chiesa di San Giovanni Battista, che viene subito dopo a sud, questa è una piccola chiesa che si ritiene che sia di fatto l'origine del titolo di Cavalieri di San Giovanni Battista di Gerusalemme. Il mercato di Aftimos è quello che occupa quasi tutta l'area ed è un mercato recente di proprietà dei greci ortodossi che ha sostituito la gran parte dell'area del Muristan. Purtroppo prima era un'area destinata alla religione e adesso è un'area destinata al commercio, non è esattamente la stessa cosa, è una cosa spiacevole, sarebbe stato preferibile che un'area religiosa continuasse con uno scopo religioso. Invece la chiesa di Santa Maria Latina, vedremo dopo in particolare, è considerata invece la chiesa oggi luterana detta del Redentore, che fu un dono fatto dal sultano turco al principe e poi è divenuto poi il Kaiser, l'imperatore di Prussia Guglielmo. Oggi c'è un monumento ai cavalieri di San Giovanni a Gerusalemme. Questo monumento è stato eretto dal Gran Priorato britannico in memoria di diverse opere, sia l'antica fondazione dei Cavalieri di San Giovanni nel XII e XIII secolo, e sia altre opere recenti che sono state nell'area, sempre guidate da questo priorato britannico dei Cavalieri di San Giovanni.
Ecco una antica fotografia del 1861, vi mostra l'area del Muristan come era a metà del secolo XIX. Era un'area desolata, al posto di tutte le antiche costruzioni c'era una specie di prato, lo chiamano giardino, viene di solito chiamato, era dei greci ortodossi. Vedete un asino che pascola nel centro di questo giardino, dove ci sono grandi alberi, ma anche c'è questa sterminata distesa di sassi e di terra secca. Questo nel 1861. Da quell'epoca però incomincia la ricerca archeologica e comincia lo sgombero di queste rovine, che è stato seguito in gran parte da un archeologo tedesco, Konrad Schick. In realtà lui era un missionario, non un archeologo, un missionario protestante giunto a Gerusalemme con la scusa di essere un costruttore di orologi a cucù, perché questa era stata la sua formazione professionale, ma nella sua vita sembra che non ha mai costruito nessun orologio a cucù a Gerusalemme, né ha mai convertito nessuno al protestantesimo. Ma semplicemente lui però è stato un attentissimo osservatore, descrittore e disegnatore delle antichità trovate a Gerusalemme per mezzo secolo quasi. Morì a Gerusalemme ed è sepolto a Gerusalemme. Le cose migliori vennero alla luce alla fine del secolo, quando una gran parte dell'area fu donata ai protestanti ed egli fu in pratica incaricato di seguire lo sgombero delle macerie in quest'area, e poi quando i greci costruirono il mercato di Aftimos all'inizio del Novecento. Perciò lui ha due articoli importanti su questo argomento, uno scritto in seguito ai primi lavori, uno scritto in seguito agli ultimi lavori. Ha lasciato anche dei piani dettagliati di ciò che lui ha potuto osservare. Molte di queste cose non si possono in realtà vedere più, perciò i suoi piani, le sue sezioni, in gran parte non ancora pubblicate, documentazioni che stanno ancora in archivio, verranno pubblicate da un archeologo tedesco, Krüger, che sta lavorando e ha proposto di lavorare intensamente su questo argomento. Qui metto la fotografia di due di questi piani, uno del tempo più antico in cui si vede grande piazzale vuoto e un altro del periodo più recente in cui si vede una grande quantità di saloni a pilastri simili, diciamo, a questi, però costruiti meglio, devo dire, con pietre squadrate, lavorate, non con pietre rozze. In questo modo lo scopo anche dei due edifici era molto diverso: uno doveva aspettare gli umani, questo doveva ospitare strumenti di lavoro. Un po' sintetizzando, il piano di Schick è stato usato da molti, fino ad oggi è quello che viene usato perché è quello che mostra più elementi. Il mercato di Aftimos si accentra attorno a una grande fontana che c'è al centro, dove l'acqua non scorre quasi mai. A Gerusalemme l'acqua è scarsa. Ecco, con queste vie a X, ecco, questo è il mercato di Aftimos. In alto sta la moschea, in basso sta la chiesa di San Giovanni Battista e dei grandi mercati. Tutti questi elementi sono stati studiati. La chiesa di Santa Maria Latina, o chiesa del Redentore dei Luterani, sta sulla destra, verso est, in alto nella pianta. Si vede la grande basilica crociata, tipicamente triabsidata, simile a molte altre basiliche crociate della Terra Santa, con un chiostro monastico accanto. Infatti doveva essere un centro benedettino, del monastero benedettino, al quale dovevano essere connesse eventualmente le strutture di ospitalità per i pellegrini, almeno in un primo tempo, fino a quando queste strutture rimasero sotto il comando dei benedettini, perché proprio con Gerardo si formò una nuova iniziativa, in pratica indipendente dai benedettini. I Cavalieri di San Giovanni non erano più benedettini, seguivano addirittura una regola totalmente diversa, quella degli agostiniani.
erano frati religiosi, non però del medesimo tipo monastico dei benedettini, ma piuttosto di azione. Gli israeliani della Israel Antiquities Authority hanno, negli ultimi 20 anni, hanno fatto diversi piccoli scavi in questa area grande, modernamente risistemata. Tutti piccoli, in una stanza o nell'altra stanza, approfittando di lavori che si dovevano fare in questo posto. Una decina di posti hanno potuto scavare ed è stato pubblicato il loro resoconto. I risultati sono piccoli, perché le aree sono troppo piccole e perché probabilmente costruendo tutti questi nuovi edifici, tutti i vecchi sono stati abbattuti fino alle fondamenta. È stato un disastro per l'archeologia. Ecco, comunque esistono pubblicazioni di questi nuovi, anche è stato fatto un paragone tra i piani rilevati da Schick e quelli che si possono fare con strumenti più moderni oggi. Sono stati trovati abbastanza simili ma non uguali, perciò si fanno delle mappe che paragonano i due. La gente continua a utilizzare quelli di Schick fino adesso perché sono più chiari, mostrano qualcosa. Quelli moderni sono destinati a mostrare veramente poco, purtroppo, eccetto le cose moderne. Vediamo però questi diversi posti dove sono stati fatti dei lavori. Dunque, questo da una foto aerea verticale naturalmente si capisce meglio l'impianto che non da una foto obliqua fatta dal campanile. Ecco, sono gli stessi edifici: Santo Sepolcro, la moschea di Omar, l'ospizio greco-ortodosso dei pellegrini, antico ospizio dei cavalieri, la chiesa di San Giovanni Battista, detta anche a volte di San Giovanni l'Elemosiniere, i mercati della via di Davide, che è la grande via che va verso la porta detta di Giaffa, il mercato greco-ortodosso di Aftimos e la chiesa luterana del Redentore sono visti in questa visione verticale. Cominciamo dall'area vicino al Santo Sepolcro, che è l'area dove doveva stare la chiesa nuova di San Giovanni Battista dell'ospizio dei Cavalieri. Perciò bisogna subito distinguere due edifici religiosi di San Giovanni: la vecchia chiesa di San Giovanni e la nuova chiesa di San Giovanni costruita dai Cavalieri. La vecchia chiesa sarebbe la più interessante per vedere se si trovano resti dell'epoca degli Amalfitani, per dire. Nella nuova chiesa non si troveranno che cose del tempo dei crociati, perché la nuova chiesa fu costruita sotto re Baldovino, già in epoca crociata, e poi terminata probabilmente verso la metà del secolo, e si dà come terminato completamente. Allora, qualche elemento di questa chiesa esiste inglobato nella moschea di Omar, sia all'interno della moschea musulmana, perché quest'area fu data appunto come proprietà religiosa ai musulmani da Saladino stesso, e sia anche all'esterno. Per esempio, c'è una veduta del 1818 che mostra delle arcate gotiche, ecco, che dovevano appartenere a questa chiesa. Curiosamente la colonna che regge questa arcata, o la semicolonna o tre quarti di colonna, è una colonna con scanalature elicoidali, molto, molto curiosa e rara per l'epoca crociata. Ecco, fino ad oggi, se si prende una fotografia dalla medesima area, come c'è qui in questa immagine, qualcosa di queste arcate si vede, ma la colonna con scanalature elicoidali non c'è più. Che cosa deducono gli studiosi moderni, soprattutto uno studioso inglese che è famoso anche per molti studi che ha fatto in Italia, Dennis Pringle, anche credo a Salerno ha fatto degli studi. Lui nel suo corpus delle chiese crociate di Gerusalemme conclude che a titolo di ipotesi si può ipotizzare che le tre campate più settentrionali del sistema di volte che si estendono fino a sud del Sagrato del Santo Sepolcro possano aver sostenuto a livello del primo piano, cioè dove si vedono quelle tracce, una nuova chiesa conventuale, costruita per integrare
terminata perlomeno verso il 1153-54 per integrare la più antica chiesa di San Giovanni. Ecco, questa è la conclusione a cui si può arrivare. Perciò in questa chiesa non si può sperare di trovare tracce amalfitane. Punto. C'è poi l'ospizio dei pellegrini che doveva stare accanto alla chiesa ed è un'area abbastanza grande, anche dove Schick segna una quantità di pilastri. Almeno 32 di queste campate sono segnate da Schick in questa area e l'edificio doveva avere più piani, uno sovrapposto all'altro, perciò è uno spazio sufficientemente grande. Se però è legato alla chiesa, forse è più legato all'ambiente monastico dell'ordine che non agli ambienti di accoglienza dei pellegrini e soprattutto forse dei malati. Ecco. Fino ad oggi in quest'area c'è un ospizio dei pellegrini appartenente ai greci ortodossi, chiamato Ospizio di San Giovanni, che è oggi veramente è occupato in massima parte da coloni israeliani che hanno acquistato il diritto della chiave dall'ultimo che aveva il diritto della chiave di questo ospizio, cioè che organizzava l'arrivo dei pellegrini ortodossi per Pasqua. Gli israeliani hanno comprato il diritto della chiave e si sono insediati loro all'interno. Il patriarcato greco ortodosso ha fatto causa, è entrato in tribunale senza successo contro di loro, perché pare che il diritto della chiave in Oriente è più importante del diritto di proprietà e quindi non possono fare nulla praticamente. Ecco, qui si vedono vecchie fotografie di quando era ancora dei greci ortodossi, sembrano dei luoghi un po' maltenuti. Ecco, in ogni caso ci sono queste bellissime volte crociate, ce n'è una certa quantità, sono quelle che ha potuto osservare Konrad Schick di fatto. Si vedono le bandiere israeliane che pendono dalle finestre e da tutto, perché oggi è una parte che appartiene agli israeliani, ma nemmeno le antichità di Israele possono fare niente. Non hanno potuto fare nessuno scavo, nessuna ricerca in quest'area, mentre le ricerche che ha potuto fare sono nelle proprietà degli altri. È un luogo problematico questo dell'ospizio, probabilmente per molto tempo non si potrà fare più niente. Poi c'è la chiesa vecchia di San Giovanni Battista, che è una chiesa molto interessante, a trifoglio, però è un trifoglio molto curioso, perché le due ali del trifoglio, che di solito sono più piccole e uguali, sono in realtà molto più grandi dell'ala centrale. Allora è stata studiata recentemente da un archeologo della École Biblique francese, Jean-Baptiste Humbert, soprattutto la cripta, che già era stata studiata anche nel passato da altri, dove sono stati trovati oggetti e reliquie molto importanti, come questo cristallo ornato d'oro con reliquie della croce dentro, che è molto bello, che sta nel museo del patriarcato greco ortodosso, chiuso, invisibile da tutti. Pazienza. Ecco, in ogni caso, il padre Jean-Baptiste Humbert ritiene che l'edificio sotto è un edificio romano, non cristiano, ancora dell'epoca di Elia Capitolina, imperatore Adriano del secondo secolo, al massimo del terzo secolo potrebbe essere, di uso difficile a stabilire. Lui ha cercato, non ha trovato tanto facilmente esempi, ma secondo lui si può trovare esempi migliori nel mondo occidentale che non nel mondo orientale di questo tipo di edificio. La sua porta principale si apre al centro di una di queste absidi che noi chiamiamo laterali. Sì, questa è la porta principale. L'edificio sorge nell'area del foro romano di Elia Capitolina. Perciò, per questo lui dice che bisogna trovare elementi nel mondo occidentale. Sembra che nel periodo bizantino questo luogo è stato trasformato in chiesa, però non ne rimangono tracce di questa trasformazione, se non forse nelle tre aperture fatte sul muro di ovest. Ci sono tre aperture nel muro di ovest che potrebbero essere tracce della trasformazione in chiesa di questo edificio.
In tal caso questa chiesa sarebbe una chiesa che è conosciuta come chiesa di San Giovanni Battista, oppure di San Giovanni Elemosiniere. San Giovanni Elemosiniere fu quel vescovo di Alessandria, patriarca di Alessandria, che aiutò la chiesa di Gerusalemme a risollevarsi dopo la distruzione dei persiani avvenuta nel VII secolo. La sintesi che lo stesso Pringle fa rappresenta questo. Dice: l'antica chiesa di San Giovanni a sud fu ricostruita nell'undicesimo. Quindi fu ricostruita nell'undicesimo. Quindi questo potrebbe essere la traccia dell'esperienza della presenza amalfitana. E fu mantenuta ancora in uso dagli ospitalieri, come sembra dimostrare un capitello ivi trovato che raffigura Giovanni Battista e il reliquiario rinvenuto in essa. Il problema è che questa chiesa non viene poi più considerata parte dell'ospizio dei cavalieri, ma diventa una chiesa nelle mani direttamente del patriarcato. E quindi questo crea un po' un problema di identificazione. Come può essere la chiesa antica di San Giovanni una chiesa che non ha più niente a che fare con l'ordine degli ospitalieri in seguito? Perciò anche questo edificio, che potrebbe essere quello più interessante dal punto di vista dell'epoca e del nome, rimane un poco nebulosamente un poco rimane nella storia. Poi c'è la chiesa e l'ospizio di Santa Maria la Grande. Ci sono due chiese di Santa Maria, chiesa Maria Latina e chiesa Maria Grande. E questo si trova proprio nel centro del mercato di Aftimos, perciò tutti disperano che si possa trovare ancora qualche cosa. I greci ortodossi, purtroppo, ecco, non sono mai stati famosi per rispettare le cose dei crociati, perché sempre li hanno visti come dei nemici cattivi, distruttori, e quindi fanno altrettanto, e purtroppo qui e altrove. E probabilmente non rimane più niente di questa chiesa, mentre quando l'hanno trovata fine del 1800 e c'erano ancora dei muri, dei portali, delle colonne, come si vede in una fotografia che c'è presente in alto a sinistra. Per quello che riguarda l'architettura, si vede che l'architettura assomiglia a quella che vedremo poi di Santa Maria la Latina ed è tipicamente crociata, e anche la lavorazione delle pietre appare tipicamente crociata, probabilmente attribuibile alla prima metà del XII secolo. Quindi nella storia della presenza amalfitana si parla di questo monastero che sarebbe servito per l'ospizio delle donne pellegrine, ma i resti che ci sono non riportano a questa epoca più antica dell'ospizio di Santa Maria Maddalena. E veniamo all'abbazia benedettina di Santa Maria la Latina, che per il suo nome dovrebbe essere quello più interessante per la presenza più antica, che non avrebbe diretto rapporto con l'ospizio di San Giovanni, ma ne sarebbe la sua origine in realtà, quindi sarebbe la parte più interessante. Ecco, ci sono naturalmente molte notizie storiche che parlano di questo in diversa epoca. Una delle ultime forse è un po' molto interessante, perché è scritta da Marin Sanudo, un commerciante nobile veneziano che era molto colto, molto istruito sulle cose dell'Oriente, perciò lui raccoglie già un poco le notizie che si avevano allora. Lui è dell'inizio del XIV secolo, però diciamo che sono molto interessanti le notizie che raccoglie da altri scrittori precedenti. Comunque non dice molto di più di quello che ha già spiegato il professor Gargano precedentemente, quindi è inutile che noi la riprendiamo. Vediamo invece alcune cose che sono rimaste. Dunque, ci sono molte rappresentazioni di questa chiesa che ha sempre attirato l'attenzione, anche se sono stati dati vari nomi a questa chiesa. Non sempre è stata considerata la chiesa di Santa Maria la Latina. Per esempio nel 1700 Elzear Horn, che è un francescano,
di quell'epoca, che ha lasciato molti disegni dei luoghi santi di Gerusalemme nella sua opera Iconografie Monumentorum Interessante. Ce ne dà un disegno completo molto interessante, ma al suo tempo questa era la prigione del governo turco. Lui la considera la memoria della prigionia di Pietro nel palazzo di Erode. Non era più usata per come ospizio dei pellegrini nel 1700. Ecco. Nel 1800 invece non era più prigione dei turchi ormai, e il sultano turco, come proprietà del governo, la trasferì al principe di Prussia, che poi divenne imperatore successivamente in occasione di una sua visita a Gerusalemme. Ecco, fu studiata da un archeologo francese, De Vauguet, il primo che studiò le chiese crociate di Terra Santa in maniera molto sistematica e seria, e il quale ne dette anche dei dettagli professionalmente stupendi del disegni, come sapevano fare a quel tempo, nell'Ottocento, ecco, che si possono paragonare con le fotografie sia dell'Ottocento e sia moderne, per vedere che cosa è rimasto, se è rimasto uguale, se non è rimasto uguale. La cosa più interessante è il portale di Nord, con sculture che rappresentano i 12 mesi dell'anno, ciascuno con il mestiere che si fa in quella stagione, e con il nome del mese scritto nei dettagli. Voi vedete Julius, Augustus e un pezzetto di Septembris, che si può vedere ancora fino ad oggi. Queste sculture vengono considerate sculture però della prima parte del XII secolo, non sono sculture più antiche. Il portale non è gotico, è romanico, però il romanico dei crociati è un romanico di transizione verso il gotico, perciò alcuni elementi del gotico, alcuni elementi del romanico sono sempre presenti, a volte mescolati nella stessa costruzione, a volte. In questo caso c'è questo portale romanico mescolato però a una decorazione gotica degli ingressi, divisi in due parti, con archi che si intrecciano in parte e così via. All'interno sono stati fatti degli scavi nel 1972 da parte di archeologi tedeschi, che hanno trovato i resti della chiesa antica sotto, a circa 2 metri sotto il pavimento della chiesa moderna. Questo sarebbe interessante, perché questa è la chiesa Santa Maria antica, la latina antica, ma antica di quanto? La datazione che si dà di questi resti è del periodo crociato, anche questo. Quindi questo sarebbe il livello del pavimento originale di Santa Maria la Latina dei crociati. E ci sono anche resti di una strada bizantina, e quindi ci sono elementi che rimandano ai periodi più antichi. Però che cosa conclude Dennis Pringle di tutto questo lavoro? C'è il chiostro anche. Il chiostro è molto interessante, perché una parte legata alla chiesa anche è antico, del tempo dei crociati. Tutto il resto del chiostro, compreso il piano superiore, è ricostruito in epoca mameluca, araba, successiva. Molto interessanti sono anche i capitelli riusati all'interno del chiostro, perché potrebbero essere riusati da un edificio precedente, ecco, quindi sarebbe interessante anche studiare l'arte di questi capitelli. Dunque, a piano terra la maggior parte dell'ala settentrionale è la prima campata di quella orientale, dove sono i capitelli antichi, e questi sembrano essere la parte originale. La discussione e la conclusione che lui tira è questa: le principali possibilità, rimane incerto come la chiesa che sorgeva nel XII fosse in relazione con quella costruita nell'XI, che sarebbe quella che noi dovremmo andare a ricercare. Rimane incerta. Le possibilità, secondo lui, possono essere 4. O la chiesa precedente è stata demolita senza lasciare traccia, in tal caso è inutile andare a cercare. Seconda possibilità, era molto più piccola e quindi non ha inciso con l'area scavata negli anni 70. Bisogna scavare di più intorno. Seconda possibilità, questo lascerebbe una speranza di trovare ancora. Terza possibilità, aveva sostanzialmente la stessa pianta della chiesa del XII, che fu edificata sulle stesse fondamenta,
e in tal caso rimane difficile comunque anche documentare, però se si scava lungo i muri nella stratigrafia verticale si deve trovare la successione di queste due costruzioni. Oppure, ultima possibilità, i lavori edilizi dell'XI secolo si concentrarono sul chiostro, lasciando la chiesa da ultimare nel XII. Questo è possibile perché i lavori dei Amalfitani sono ormai verso la fine dell'XI, quindi può darsi che non erano terminati all'inizio del tempo dei crociati, e quindi la chiesa fu terminata al tempo dei crociati, ma il chiostro potrebbe essere più antico. Quindi queste, vedete come le possibilità che lui presenta sono, danno un po' di speranza, un po' la tolgono, lasciano aperta la situazione, però allo stato attuale non hanno informazioni utili per noi, questo è il fatto. E l'ultimo argomento è l'infermeria dell'ospedale. L'ospedale aveva due scopi: ospitare pellegrini, ospitare malati, non insieme, perché le necessità sono molto differenti. I pellegrini sono forti, robusti, magari un po' stanchi, ma sono indipendenti. Gli ammalati devono essere serviti in tutto e per tutto, perciò hanno bisogno di sistemazioni un poco differenti. Dunque, in un'area che potrebbe essere assegnata all'infermeria, che dovrebbe stare più a sud della chiesa e dell'ospizio dei pellegrini, in quest'area che sembra anche essere molto grande, quindi possibilmente per questi famosi 2000 letti che dovrebbero essere, che non sono pochi, ci vogliono molte campate come queste per mettere 2000 letti. Gli israeliani hanno scavato recentemente una parte nella zona dei mercati lungo la via di Davide e hanno trovato queste immagini che voi vedete nella fotografia, con queste belle volte, eccetera, notando però che il pavimento doveva essere 2 metri più basso. Hanno scavato in basso, in una piccolissima area, nell'area dello scavo. L'area dello scavo vero e proprio sotto il pavimento è quel quadratino di lì. Purtroppo non di più. 3 metri per 2, una cosa così. Ecco, va bene. E l'archeologo ebreo che ha scavato lì ha pubblicato il suo lavoro con molti dettagli e presenta anche un'ipotesi di come si potevano mettere 2000 letti in quello spazio. Vedete in 4 campate quanti letti si potrebbero mettere, secondo lui, con un minimo di distanza tra letto e letto, in maniera che gli infermieri potessero girare accanto ad ogni letto e servire ogni malato che doveva avere bisogno, ecco, continuo. E questo sarebbe il massimo di occupazione. Secondo lui è possibile arrivare ai termini che sono. Tuttavia l'archeologo tedesco Krüger, che ha ripreso in mano più recentemente lo studio, ha pubblicato un articolo previo nel 21, quindi molto recente. Lui critica questa scelta perché dice: bisogna tener conto anche di come sono questi archi e le aperture verso la strada, che sono aperture molto grandi, sono archi alti 5 metri più 2 metri che vanno sotto la strada, 7 metri più, come questi quasi, ecco, questi sono di più. Quindi non si prestano per mettere un'infermeria, ecco, ma esigono un ambiente che ha bisogno di spazio maggiore, in altezza soprattutto, e soprattutto tutti questi ingressi dall'esterno. Un'infermeria è un luogo isolato, chiuso, non è un luogo aperto verso la strada, come sembra da questa serie di archi che si conservano perfettamente fino ad oggi, fino al livello del primo piano, perché in alto ci sono mensole e finestre ancora, che appartengono allo stesso edificio. Quindi, secondo lui, bisogna ritornare all'idea di avere negozi oppure magazzini, qualcosa del genere. Ecco, questo medesimo archeologo, lui conclude anche lui prendendo la pianta di Schick, che è quella che tutto sommato fino ad oggi è più utile, mettendo secondo lui le sue possibilità. Dovunque c'è una croce bianca in campo rosso, questa è la possibilità che lui offre, la zona del,
dell'ospizio dei pellegrini, la zona di San Giovanni, la zona dei magazzini, la zona delle cucine e fettorie e la zona dei due monasteri, quello maschile di Santa Maria Latina e quello femminile di Santa Maria Maggiore o di Santa Maria Maddalena. Ecco. E così con le sue critiche arriviamo al periodo più moderno che possiamo arrivare, vedete come la situazione è ancora abbastanza aperta. Nel nostro museo abbiamo alcuni oggetti che si dicono provenire dal Muristan e che stanno nel nostro museo da più di 100 anni, quindi da prima dell'area in cui si facevano i lavori praticamente. Ecco, uno degli oggetti è il sigillo di uno dei grandi cavalieri, dei grandi maestri, un sigillo un po' tardivo perché è del XV secolo, però l'iconografia di questi sigilli non è mai cambiata, perciò è interessante, no? Quando, per esempio, nella parte di destra, dove viene mostrato il letto con una persona che viene interpretato di solito come Cristo, in questo caso è anche aureolato, in altri casi non è aureolato. Ecco, secondo, per esempio, il nostro padre Bagatti, che ha fatto una nota nel corpus delle iscrizioni dei crociati di Terra Santa del padre Sabino De Sandoli, lui dice che potrebbe rappresentare questo Cristo morto il pellegrino, perché i cavalieri vedevano nel pellegrino o nel malato vedevano Cristo. Questo è interessante perché conferma pienamente l'aspetto della loro regola di vedere Cristo nel pellegrino, Cristo nel malato, no? Ogni cosa che avrete fatto a qualcuno di quelli più piccoli l'avete fatto a me, dice il giudice, no? Ecco, questo bellissimo fregio architettonico, ecco, anche possediamo nel nostro museo, si dice che possa venire da quell'area. Purtroppo nei musei vecchi non sempre le indicazioni sono precise sulle provenienze, ma soprattutto il doppio arco oltrepassato contenente la figura dell'agnello. Quella fotografia è molto ingrandita, il pezzo è meno di 30 centimetri, sì. Ecco, che rappresenta il simbolo del cavalieri, l'ordine dei cavalieri. Ultimo pezzo è una mensola scolpita in una pietra molto più rustica, l'altro è in marmo, che raffigura due personaggi. In principio si diceva questo è il bacio di Giuda, Giuda si avvicina a Gesù per baciarlo, ma oggi non viene più considerato tale. Già padre Bagatti nella sua guida al museo del 39 diceva no, questo deve essere rappresentato come una rappresentazione allegorica, se si deve giudicare dalla presenza di oggetti nelle mani degli abbraccianti. A lui fa notare che se fosse Cristo ci sarebbero gli attributi della divinità di Cristo o della sua missione di maestro, il rotolo, l'aureola, non so così. Invece qui c'è una specie di rotolo aperto, sì, ma che potrebbe essere un asciugamano, il materiale che il cavaliere dava quando accoglieva il pellegrino. Lo accoglieva e gli consegnava le parti da mettere sul letto per le sue necessità. Visto in questo modo, il capitello è estremamente interessante, molto più interessante che non con il bacio di Giuda. Rappresenterebbe dunque il cavaliere che accoglie il pellegrino alla sua venuta. In un certo senso potremmo dire, chi è quel cavaliere che accoglie il pellegrino alla sua venuta? Questo è Beato Gerardo. Perciò potrebbe rappresentare questo personaggio tipico del fondatore dell'ordine nella sua azione di benevolenza nei riguardi di colui che viene. Il pellegrino è vestito con un mantello piuttosto, una tunica più corta, l'altro è vestito con una tunica più lunga. Mancano i simboli più caratteristici, però la scultura è molto rozza e la pietra usata, pietra tipica di Gerusalemme, anche non permetterebbe troppe finezze. Il tipo di lavorazione è tipicamente crociato, quindi verrebbe datato comunque nel XII secolo. Ecco, ma questo starebbe benissimo perché il ricordo di Gerardo doveva essere molto vivo. Tra l'altro lui era sepolto nella chiesa nuova di San Giovanni Battista con una iscrizione che lodava la sua probità secondo alcune fonti.
E quindi il suo ricordo doveva essere molto tipico. A chi si ispiravano i cavalieri quando accoglievano il pellegrino? Al loro fondatore, come i francescani, a chi si ispirano? Si ispirano ai gesti di Francesco e alla vita di Francesco. Ecco, sembrerebbe logica questa interpretazione. Grazie per l'attenzione, scusate per la prolissità. Grazie. Grazie Padre Galeata per questa carrellata di immagini e di informazioni, ma veramente sono rimasto molto colpito e ho seguito con attenzione questo tentativo di ricostruire, di recuperare le tracce della presenza amalfitana, nonostante insomma quello che è successo nel corso dei secoli, alcuni elementi ci sono e sono particolarmente significativi. Immagino che dopo nella discussione ci saranno delle domande. A me la cosa che mi ha colpito in particolar modo è la chiesa di San Giovanni, no? Quella problema delle fasi della chiesa, di quella struttura particolare con le tre absidi. Io non conosco l'argomento, però così guardando la pianta, forse quell'idea che è una struttura di età romana non è malvagia. Mi sembra dalla pianta, sembrerebbe un atrio a forcipe, quindi potrebbe essere veramente una cosa del genere. La terza abside, quella più piccola, potrebbe essere stata aggiunta. Ecco, se è così e se le stratigrafie lo consentono, potrebbe essere una struttura del genere. Così una suggestione, poi magari dopo, se abbiamo un po' di tempo nella discussione, magari ne possiamo parlare. E ho sentito, veramente ho apprezzato moltissimo la sua relazione. Tra l'altro so che nella chiesa del Santo Sepolcro ci sono gli scavi in corso e ne parlavo proprio pochi giorni fa con la mia collega Francesca Romana Stasolla, che sicuramente lei avrà modo di conoscere, e quindi ci sono anche lì delle novità su questo importantissimo edificio di culto, uno dei più importanti della cristianità, e dove stanno facendo il pavimento, come molti di voi sapranno, e quindi stanno scavando nel tentativo di recuperare anche lì le testimonianze non solo del periodo crociato, ma anche quelle più antiche. Quindi grazie a Padre Galeata per questa veramente interessante relazione, che tra l'altro ha consentito anche di cogliere il progresso degli scavi a partire dalle prime imprese archeologiche di tedeschi, soprattutto dei prussiani, anzi per meglio dire all'inizio, e poi man mano sino agli ultimi interventi, anche questi piccoli saggi che sono stati fatti dagli israeliani, che però comunque credo siano utili a precisare e a ricostruire quanto in precedenza era stato fatto. Allora, rimane l'ultimo intervento, Mikhail Talalay, che ci parlerà, c'è una relazione, una presentazione? Sì, una presentazione PowerPoint. Solo che questo è Mac, io con Mac non sono capace, quindi se ci viene a aiutare qualcuno, io non lo so usare Mac. Allora, dicevo, Mikhail Talalay ci parlerà di culto, faccia lei perché io non, con Mac non mi trovo, culto e reliquie di santi palestinesi in Costa d'Amalfi. Quindi in questo caso è dalla Terra Santa ad Amalfi, quindi ci stiamo spostando in continuazione. Gli studi di Talalay sono dedicati alla storia russa e italiana, con particolare attenzione alla presenza di russi in Italia. È autore di diversi volumi, tra cui La Chiesa Ortodossa Russa in Italia dagli inizi dell'Ottocento sino al 1917, Dal Caucaso agli Appennini, gli Azerbaigiani e la Resistenza Italiana, i russi ad Amalfi, in particolar modo che Suggestioni Mediterranee e Storie di Vita, che collega i due ambiti della sua ricerca, quindi l'ambito russo e poi quello amalfitano. Bene, allora io cedo volentieri la parola. Buongiorno, добрый день. Anzitutto grazie, sono sempre felice e contento a partecipare negli eventi e manifestazioni del Centro di Storia e Cultura Amalfitana.
mi hanno presentato, infatti quando io dicevo ai miei colleghi che vado a un nuovo convegno, giornata di studio, diciamo, non proprio un convegno, mi dicevano: ma tu cosa fai in questo ambiente, in questo discorso? Sono state presentate le mie pubblicazioni, infatti il mondo accademico, i miei amici italiani e russi mi conoscono come studioso dei rapporti italo-russi, questo è il mio argomento principale. Però il mio dottorato è stato dedicato, come avete sentito, alla storia delle comunità russe ortodosse in Italia e anche a una bella parte di questa dottorata era il pellegrinaggio russo, il pellegrinaggio slavo, diciamo, in generale, includendo anche tutti i popoli slavi ortodossi. E quindi sono diventato anche un po' esperto nelle materie religiose. Poi su Amalfi, infatti, ho scritto varie cose su Russia, ad Amalfi, eccetera, eccetera. Però pian piano, nell'inizio di questo secolo, ho cominciato a portare anche i pellegrini slavi ortodossi qui ad Amalfi, soprattutto certamente per Sant'Andrea. Ma non potevo trascurare la storia di Gerardo Sasso, dei Cavalieri. E quindi per gli ortodossi erano felicissimi ad Amalfi, per Sant'Andrea soprattutto. Però tutto il contesto per diciamo, civiltà, cultura ortodossa è diverso. Una cattedrale decorata nell'ambito, nella maniera barocco, le statue, come voi sapete, sono in disuso nel culto ortodosso, eccetera, eccetera. E per avvicinare i pellegrini io raccontavo le storie dei Cavalieri, che non è molto conosciuto nell'ambiente ortodosso, certamente, perché i Cavalieri, come sappiamo, sono nati ormai dopo lo scisma. E quindi Beato Gerardo Sasso ormai appartiene all'epoca quando gli ortodossi e cattolici, usiamo i terminologi di oggi, sono andati per le strade diverse. Però io sempre portavo, visitando la Basilica, sempre portavo un bellissimo crocifisso, un dono del patriarca, del patriarcato di Gerusalemme, alla Basilica di Amalfi, Amalfitani, un secolo fa, un crocifisso fatto per la Mutra, Madre di Perla, donato agli Amalfitani nel segno di questa opera, non soltanto religiosa, ma anche opera umanitaria, la fondazione del primo praticamente ospedale a Gerusalemme. E questo crocifisso, tipicamente ortodosso, in qualche maniera era un passo di avvicinamento dei pellegrini attraverso questi segni, attraverso questi simboli. Poi devo dire che soprattutto pellegrini russi direi che conoscono la storia dei Cavalieri, perché, come voi sapete, alla fine del Settecento è stata una strana storia che è molto conosciuta in Russia, quando l'imperatore russo ortodosso Paolo I è diventato il gran maestro dell'ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, cioè di Malta all'epoca. E a San Pietroburgo, la mia città natale, ci sono tanti segni dei Cavalieri, ma tantissimi. Abbiamo una chiesa dei Cavalieri di San Giovanni, abbiamo un priorato, e anche ho partecipato in vari convegni dedicati ai legami fra l'impero russo e l'ordine dei Cavalieri, ordine di Malta ormai, come noi siamo abituati di nominarlo. Io per esempio ho presentato un discorso alla chiusura dell'ordine dei Cavalieri in Russia, perché a differenza di Paolo I, che era da adolescente era affascinante della storia dei Cavalieri, lui sognava di diventare il gran maestro. Una storia un po' balorda, perché come riassunto gli storici dicono che l'imperatore Paolo, essendo ortodosso, non poteva
giuridicamente diventare il gran maestro di un ordine così stracattolico come i Cavalieri di San Giovanni. Però lui risumerà il seguente, che Paolo era un gran maestro dell'ordine de fatto, ma non de iure. Questa è la conseguenza. Poi le storie anche si continuavano, perché quando i cavalieri, soprattutto erano italiani, il capo di questo gruppetto, diciamo, che poi insediato a San Pietroburgo, era Giulio Litta, un milanese, un famoso nobile, conte Litta, che è rimasto in Russia per sempre. Poi sono diventate ancora storie più strane, che in Russia, per accontentarsi un po' questa volontà anche per gli ortodossi di diventare cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, hanno fondato un ramo ortodosso dell'ordine di San Giovanni. E finora esiste questo, mai riconosciuto dal Vaticano, dai Papa di Roma, perché è una stranezza proprio in più. Però loro esistono, loro hanno un loro ramo, continuano a insegnare i loro cavalieri, eccetera, eccetera. E ripeto che la storia dell'ordine è conosciuta, e quindi io portavo anche i pellegrini per far vedere l'immagine di Gerardo Sasso. Purtroppo nell'ambito ortodosso non possiamo usare beato, come avete sentito, perché ormai dopo lo scismo. Questa prima, diciamo, prefazione. Secondo, i miei rapporti, a parte i rapporti con Amalfi, certamente per me come storico laico, ma con forte interesse religioso, Gerusalemme sempre presentava un punto di riferimento, una città che io sognavo a visitare, e io preparavo a lungo a visitare queste città, e sono andato nell'anno del Giubileo 2000, ho chiesto a tutti i miei amici che abitano in Israele, mi hanno scelto il mese di febbraio, che sono meno turisti, pellegrini, più freddo, era freddo veramente, e i miei amici russi ebrei dicevano che mai hanno sofferto dal freddo in Russia, in Siberia, come a Gerusalemme, perché a Gerusalemme non riescono a combattere, non hanno le stufe, non hanno le pellicce, eccetera, eccetera. Comunque febbraio era meraviglioso, e per me questa visita è stata proprio folgorante. Io mai sono tornato a Gerusalemme perché ho paura di abbassare le mie impressioni. È stata veramente una fortuna, perché ho visitato tutto Gerusalemme, sono andato nel quartiere armeno, poco di visitabile, perché ho incontrato sulla strada un sacerdote armeno che proveniva dall'Armenia sovietica e parlava russo, non dell'Armenia diaspora. Poi sono andato addirittura in un angolo italiano. All'epoca io già ormai abitavo in Italia, e all'epoca lì c'era una missione del monastero di Bose, con quale io in rapporti dall'epoca ho conosciuto bene Enzo Bianco, il ex priore del monastero di Bose. Loro hanno avuto dipendenze a Gerusalemme, e certamente visitavo anche istituzioni russe ortodosse, che all'epoca erano in litigio. Questa è una cosa stranissima, e qui sembra l'ortodossia, almeno l'ortodossia russa, monolitica, però anche l'ortodossia russa ha avuto i suoi scismi, e nel momento del mio arrivo il loro conflitto era al massimo fra il patriarcato di Mosca a Gerusalemme, che ha avuto varie chiese, e la chiesa russa all'estero, che era accattivita contro il regime sovietico, contro la chiesa rossa, come loro chiamavano il patriarcato. Erano conflitti mondiali che hanno avuto risonanza mondiale. All'epoca il patriarcato di Mosca ha cominciato a riconquistare i loro possedimenti, varie chiesette, missioni, ospizi, e c'era un piccolissimo ospizio a Gerico, dove il patriarcato di Mosca ha avuto un diritto, ha avuto permesso di recuperare questa proprietà, ma la monaca della chiesa russa all'estero si è incatenata, ha messo le catene per non essere trasportata fuori da questo piccolo monastero. Era fra l'altro una monaca con passaporto americano, e visto che già all'epoca succedevano varie attrite, quindi questa storia ha avuto discorso mondiale. Ma lasciando a parte queste grandi mie impressioni, che io ricordo quasi un quarto secolo dopo, ora passiamo al mio argomento, che è completamente diverso dall'argomento precedente. Prima noi abbiamo visto le pietre, abbiamo visto le cose che si può toccare, scavare, eccetera, eccetera. Io parlo sulla pietà,
pietà religiosa, sul culto dei santi, su una materia più, diciamo, effimera. Non si può toccare, si può pregare, eccetera, eccetera. Palestina, io uso questa parola che in Occidente è praticamente in disuso, però nell'ambito ortodosso noi finora spessissimo diciamo Palestina, che per noi è il sinonimo della Terra Santa. Finora io per esempio ho pubblicato vari messaggi nell'almanaco palestinese, ma non nell'almanaco arabo, un almanaco dedicato alla Terra Santa. Esiste la famosa società imperiale di Palestina, società palestinese, che è una società che organizzava pellegrinaggi dal 1880 per contadini russi con pochi prezzi che potevano imbarcare con i loro biglietti della società palestinese e arrivare alla Palestina. Quindi finora noi abbiamo un termine accademico palestinavedenia, quindi una scienza su Palestina, ma una scienza che studia la Terra Santa, non studia le cose arabe. E insomma una cosa che ormai cambia anche nel nostro ambiente ortodosso, qui ormai è cambiata quando parliamo su Palestina, nel mente, nell'immaginario collettivo appare lo Stato di Palestina arabo. E per questo l'immagine prima che vi faccio vedere è riunione dei santi palestinesi. Sono migliaia e proprio sono chiamati così santi palestinesi. Nell'ambito ortodosso ci sono siti interi che parlano sulla sinesi, è una difficile parola slava, ecclesiastica, sabor, che significa riunione o unione, o un concilio anche. Però io prima di venire qua e prima di mostrarvi queste icone di tutti i santi palestinesi, ho chiesto anche ai nostri sacerdoti ortodossi che operano in Italia, e anche loro sono in difficoltà e usano la parola di origine greca sinesi. Chi sono in sinesi? Sono tutti i santi che hanno avuto qualche collegamento con la Terra Santa, con la Palestina. Per curiosità, io sono entrato nell'enciclopedia italiana elettronica e ho messo santi palestinesi. Mi sono arrivati soltanto due donne cattoliche di origine araba che nel usanza italiana rappresentano proprio santità palestinese di origine araba. Quindi c'è un, diciamo, non proprio conflitto, ma diversità della terminologia. Chi sono fra i santi palestinesi nell'ambiente ortodosso? Questa icona è stata creata dal Patriarcato di Gerusalemme. Qui abbiamo sentito varie volte nominato giustamente Patriarcato greco-ortodosso, ma nell'ambito della Chiesa russa, ucraina, noi sempre nominiamo Patriarcato di Gerusalemme, perché altri patriarcati antichi di Pentarchia, come di Alessandria, Antiochia, Costantinopoli, anche loro sono greco-ortodossi, quindi Patriarcato di Gerusalemme per noi di etnia, se vogliamo precisare, greca. È un'icona molto bella, molto simbolica, che nel centro certamente è Santo Sepolcro. E poi lì cominciano i ranghi, le legioni dei santi palestinesi. Devo dire che questa tradizione dei sinesi, delle riunioni dei santi, diciamo, locali, è una tradizione nuova, che io osservo che nasce quasi nei nostri giorni. Questa festa dei santi palestinesi è nata recentemente. E sapete quando è stata festeggiata? Ieri a Gerusalemme hanno festeggiato la festa dei santi palestinesi, che è una festa che si muove dipendendo dalla festa del Pentecoste. Quindi la seconda domenica della festa del Pentecoste è dedicata a Gerusalemme, ai santi palestinesi. Ho scritto anche un messaggio alla Chiesa russa a Gerusalemme, anche loro hanno festeggiato questa nuova festa, ma interessante, sì, loro festeggiano questi santi, ma in vari angoli dell'ortodossia loro festeggiano le loro sinesi. Al Monte Athos ieri hanno festeggiato la festa dei santi attoniti. E fra l'altro il testo, l'inno per santi palestinesi è scritto un monaco greco del Monte Athos, padre Gerasimos,
della scritta di Mikra Anne. Ma io, insomma, come storico sono un po' perplesso proprio di un boom di queste feste, perché ora, ormai nella Russia grande, ogni diocesi ha costituito, ha fondato una loro festa, la festa di tutti i santi di Kostroma, la festa di tutti i santi di Yaroslavl, non parliamo su Mosca, San Pietroburgo, e storici ecclesiastici locali, loro mettono nell'elenco dei loro santi qualsiasi persona santa che ha avuto qualcosa di fare con la loro terra. Cioè, ogni tanto, per mio gusto di uno storico, sono contento come storico che loro scavano le vite dei santi locali, eccetera, eccetera. Però ogni tanto qui siamo vicini al campanilismo, forse campanilismo sano, ma comunque ogni tanto ci sono degli eccessi. E guardiamo di nuovo questo, cioè guardiamo più attentamente questa icona che secondo la tradizione di pietà ortodossa, qui i santi sono suddivisi dei vari titoli, una cosa che anche assente nell'Occidente, perché sono vari titoli molto precisi per vari diciamo, tipi della santità. Qui vediamo anzitutto le donne pie davanti di Santo Sepolcro, c'è un angelo davanti a un Santo Sepolcro vuoto, e sono tre famose donne pie che visitano la tomba vuota. Anche loro sono incluse nella sinesi dei santi palestinesi. Poi sono tutti i santi del Vecchio Testamento, perché l'ortodossia, poi vi faccio vedere l'icona sorprendente, perché anche i cosiddetti avi in slavo ecclesiastico praotez, quindi un padre antico, diciamo, gli avi dell'Antico Testamento dopo Gesù, anche loro sono stati salvati, il famoso concetto di redenzione, e entrano nel culto di pietà, incluso Adam, Eva, poi vi faccio vedere questa icona. Quindi questo è un tipo dei santi. Poi sono martiri. Martiri organizzano proprio un gruppo a sé della santità, che poi suddividono. Ci sono megalomartiri, grandi martiri come San Giorgio, come Santa Barbara, Santa Caterina, cioè martiri veneratissimi. Poi questa terminologia continua il suo sviluppo. Ora sono arrivati neomartiri sia nella Chiesa russa che ucraina, che anche nella Chiesa greca, cioè martiri dei nostri tempi. La Chiesa greca addirittura ha proposto un titolo contestato dalle altre chiese, etnomartiri, cioè i martiri che hanno subito che sono stati massacrati per la causa nazionale greca. Poi seguono dopo i martiri sono i santi monaci, che esiste anche proprio una parola a sé, preipadobni, che è un santo monaco. Non ci sono corrispondenze nell'ambito italiano cattolico per un santo monaco, perché preipadobni significa uno, e voi vedete questa linea con barbe bianche, lunghe, attoniti, come noi diciamo, del Monte Athos, vestiti in nero, che sono preipadobni, quelli che nella loro vita, rifiutando il mondo, fanno una vita che assomiglia alla vita del Gesù. Preipadobni significa assimilianza, assimiliate. Poi sono svetitelji. Svetitelj, anche un'altra parola a sé, vedremo un penultimo fila. Svetitelj, santi vescovi. Un vescovo santo diventa svetitelj. Certamente nel centro anche Pietro e Paolo, perché tutti apostoli, secondo quella sinesi dei santi palestinesi, tutti apostoli, incluso Sant'Andrea, entrano nel concetto dei santi palestinesi. Quindi anche Sant'Andrea,
per la chiesa di Gerusalemme e un santo palestinese. Qui vedremo nel centro naturalmente Pietro e Paolo. E poi alla fine, nel fondo, Costantin e Elena, santi imperatori, venerati proprio come santi imperatori, loro hanno il loro titolo uguale agli apostoli. Una cosa stranissima, mi chiedevano i miei pellegrini ortodossi, ma come mai la Chiesa Cattolica non venera Costantino come santo? Ma io non entro in questo discorso, però lui è considerato come un santo palestinese, santo della terra santa, perché ha mandato una missione archeologica, diciamo, religiosa, guidata dalla sua madre Elena, che effettivamente lì ha scavato, ha trovato, secondo la leggenda, i resti della Santa Croce. Quindi un complesso molto grande e molto ricco dei santi legati con la Terra Santa. Questo è un lato ortodosso. Poi un lato amalfitano, come mai io mi sono interessato e ho partecipato, diciamo, in una piccola ricerca guidando, portando i pellegrini qui ad Amalfi. Questo movimento è cominciato 15, 20, quasi 20 anni fa. I pellegrini mi chiedevano sempre: ma queste reliquie di chi sono nelle cappelle di Cosetta Riconciliazione? Che è una grande collezione, diciamo, un grande repertorio delle reliquie dei santi, soprattutto santi orientali e molti santi palestinesi. E quindi 15 anni fa ho deciso di studiare questa cappella e ho pubblicato presso la rassegna del Centro di Storia e Cultura Amalfitana una mia piccola ricerca dedicata alla Cappella della Riconciliazione e a questo grande repertorio. Ora credo che forse grazie all'attenzione dei pellegrini ortodossi, che addirittura hanno ricevuto una piccola particella di San Macario di Egizio a Mosca, è cresciuto anche l'interesse qui ad Amalfi verso questa cappella, e questa ricerca secondo me va continuata e spero che sarà continuata, perché per gli ortodossi finora le reliquie è nel centro del pellegrinaggio. Pellegrinaggio ortodosso non dobbiamo confondere con turismo religioso. Nella stampa di oggi addirittura esistono saggi interi che parlano sulla diversità. Turismo religioso visita luoghi, studia la storia religiosa, la storia biblica. Il pellegrinaggio, se lo conta col concetto ortodosso, è lo scopo principale non visitare il luogo, ma acquisire lo Spirito Santo. Questo è, diciamo, lo scopo number one. E per questo scopo bisogna anche avere quasi contatto fisico con le reliquie, che trasmettono lo Spirito Santo attraverso i corpi dei santi. E l'ortodossi finora sembra una cosa anche ridicola. Io a Roma ho portato tanti ortodossi che entrando alle chiese sempre cercano di baciare le reliquie. Per esempio c'è una famosa chiesa di Sant'Alessio a Deventino, i monaci sommaschi mi dicevano che solo ortodossi vengono alla nostra chiesa per inclinare, per baciare le reliquie di Sant'Alessio. E altri vengono per le cose della storia d'arte o per anche turismo religioso, eccetera, eccetera. Quindi questa reliquaria, questa collezione, repertorio delle reliquie è un gran tesoro per pellegrini ortodossi, e credo che anche qui cresce attenzione. E ora verso la conclusione, perché vi faccio vedere varie immagini dei santi che voi conoscete molto bene, però nel nostro discorso di oggi, nel nostro argomento Amalfi e Gerusalemme, forse questa pietà religiosa vi dà qualche altra idea, qualche altra sfumatura. Vi ho parlato sui santi del Vecchio Testamento. È una cosa, è un'icona molto strana, devo dire che non è molto in uso anche nell'ambiente ortodosso. Qui sono rappresentati i santi
dopo redenzione, che ora sono diventate propriamente santi in tutta la loro pienezza. E per esempio nel primo fila, nel chiton, nell'abito giallo, è Adamo, è riconoscibile. Noi Adamo pensiamo insomma in maniera molto, molto diversa. La moglie Eva sta sopra di lui nell'abito rosso, è scritta anche Eva come una monaca. Quindi così per, in maniera estrema direi, però sono rappresentate sempre la sinesi, cioè unione dei santi dei Vecchi Testamenti, a parte di Adam e Eva, c'è Davide, tutti i re, tutti i profeti, eccetera, eccetera, del Nuovo Testamento. Poi anche santi innocenti sono santi palestinesi, santi della Terra Santa per eccellenza. Qui un'icona moderna, ortodossa, dove Gesù porta al paradiso innocente di Betlemme, e si vede anche la strage dei bambini, molto diversa anche da quelle che noi siamo abituati a vedere in Occidente. San Giacomo il Minore, che va nominato perché lui è considerato e venerato dal Patriarcato di Gerusalemme come il primo vescovo della Chiesa, ora ortodossa, ma la Chiesa generale, la Chiesa cristiana di Gerusalemme, è San Giacomo il Minore. Secondo il repertorio, ad Amalfi, in questa cappella addirittura esisteva nei saggi, nei testi antichi, esisteva una gran parte della testa, del cranio di San Giacomo il Minore. Finora esiste una particella della sua reliquia. Poi il primo martire, Santo Stefano, anche lui è stato lapidato, come sappiamo, lì in Palestina. E quindi il primo martire, anche un martire palestinese. Qui, per avvicinare il discorso ad Amalfi, voi certamente non devo spiegarvi perché ho messo qua, ma anche qui a sinistra San Stefano con pietre con quale lui è stato lapidato, e San Lorenzo, una tipica coppia dei arcidiacono, fra l'altro usata anche nelle chiese ortodosse, nell'iconastasi, la coppia fra San Lorenzo e San Stefano. Poi ritorno al discorso a Costantino ed Elena. Sono veneratissimo nell'ambito ortodosso, e quando io racconto la storia di Sant'Andrea, che è stato traslato la sua reliquia da Costantinopoli nel 1204, e racconto che purtroppo le reliquie dell'imperatore Costantino, che erano accanto a Sant'Andrea, nella stessa chiesa bizantina di 12 apostoli, Apostolione, lì hanno lasciato amalfitani o italiani in generale. I turchi nel 400 hanno distrutto, non abbiamo. Quando i pellegrini mi chiedono: ma le reliquie di San Costantino dove sono? Ho detto: amalfitani non hanno fatto questa traslazione, quindi il mondo cristiano ha perso. Sant'Elena, le sue reliquie esistono divise fra Roma e Parigi, e quindi più. Poi va nominato il secondo vescovo di Gerusalemme, San Simeone, che è stato crocifisso. Qui l'immagine illusoria, invitata certamente di Gerusalemme, Gerusalemme pagano, e San Simeone crocifisso come Gesù. E poi magari finendo, perché posso continuare, avete visto quanti sono nelle riunioni di Santa Palestinese, ore e ore possiamo parlare su questi santi, ma questo è un santo veneratissimo, San Sabba, che è stato in Israele, interessante, visitando il famoso monastero Laura, uno dei monasteri più famosi ortodossi, sa la pietà suscitata da questa figura. Anche il suo corpo, le sue reliquie sono state trafugate dai veneziani, in queste case sono state conservate a Venezia nella chiesa di San Giovanni in Bragora, dedicata a San Giovanni Elemonisiere, che è stata nominata prima. Ma nel 1964, che è stato quando è stato avvicinamento fra
la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa, il Vaticano, la Chiesa Italiana, ha restituito al monastero di San Sabba, ha restituito in Terra Santa le sue reliquie, il suo corpo. A Venezia è rimasta la una crocifissa che apparteneva a San Sabba e ora un punto di riferimento per pellegrini che almeno vengono a Venezia la memoria di San Sabba. Un'altra immagine vi ho scelto, insomma, per sorprendervi, così gli ortodossi immaginano San Gerolamo, però corrisponde, insomma, un vecchio mezzo nudo con la Bibbia tradotta, eccetera, eccetera. Quindi il concetto corrisponde anche alla versione occidentale. Qui finisco e faccio vedervi lo straccio del mio saggio pubblicato sempre nella rassegna, dove ho elencato, elencare nell'ordine alfabetico le reliquie dei santi in generale, tutti i santi che si trovano finora nella cappella della Legione, qui al Domo. E vedete, un terzo sono santi cosiddetti palestinesi, santi della Terra Santa, incluso anche San Giorgio, perché lui ha subito il suo martirio alla città Lido, dove anche ora è un punto di riferimento per i pellegrini ortodossi. E qui io finisco e lascio magari agli storici locali, a Amalfitani, approfondire se queste reliquie sono insomma, la loro provenienza, perché noi sappiamo tutti che molto spesso ci sono vari punti interrogativi attorno alle reliquie, e anche i miei pellegrini mi chiedevano sempre: ma hanno fatto ricognizione delle reliquie di Sant'Andrea qui ad Amalfi? Ho detto: purtroppo no, non sa. E mi chiedono sempre perché? Perché non fanno ricognizione a Bari, per esempio? Noi di solito facciamo fra Bari ad Amalfi, facevamo, ora il pellegrinaggio purtroppo è interrotto. E a Bari, come voi forse sapete, nel 1954, per 3-4 anni hanno fatto una ricognizione molto seria con i medici, con le autorità ecclesiastiche, che ha confermato la presenza di San Nicola di Mira lì nella Basilica di San Nicola di Bari. Quindi non so cosa rispondere sulle reliquie di Sant'Andrea, ma sulle altre reliquie vi ripeto che forse qualcosa si può trovare, forse no, e io lascio questo compito ai miei amici amalfitani. Grazie per l'attenzione, spasibo. Spasibo a te. Allora, grazie per questa carrellata di immagini, di informazioni sui santi palestinesi. Mi incuriosiva molto quest'ultima slide, che poi è quella che ti avrei chiesto: quali sono i santi di cui si conservano le reliquie qui ad Amalfi. Naturalmente immagino che dove sta il professor Gargano, lo vedevo prima lì, non so dove sia, magari se viene al tavolo insieme anche al presidente, perché così magari animiamo un po' di dibattito prima di chiudere. E la cosa che così mi ha colpito è che evidentemente questo elenco racchiude anche reliquie molto recenti. Mi ha colpito la presenza in modo particolare di Filomena, no? Filomena, siamo a prescindere, insomma, dalla provenienza, sicuramente questi vengono dopo la traslazione dei resti. Filippo Neri è antico rispetto a Filomena, perché il culto di Filomena nasce a partire dagli inizi dell'Ottocento, quando il corpo della presunta santa viene estratto dalle catacombe romane e portato a Mugnano del Cardinale. Quindi insomma siamo in un elenco veramente che è molto molto rimaneggiato e interessante, insomma, ecco, per cui Filippo Neri, figuriamoci, insomma, è antico rispetto a Filomena da questo punto di vista, però è particolarmente significativo. Vedo delle cose ovviamente legate a Salerno, Caio, Fortunato, Trofimena, con insomma
si vedono, però poi c'è questa componente a cui facevi riferimento particolarmente interessante. Allora io chiedo a questo punto il professor Gargano, il presidente Cobalto, di avvicinarsi al tavolo e abbiamo penso una ventina di minuti, no? Peppino, abbiamo una ventina di minuti. Se possiamo magari, non so, aprire il dibattito, qualcuno vuole fare qualche domanda sulle relazioni che ci hanno presentato i nostri relatori. Allora, qualcuno vuole fare una domanda? Una domanda? Una domanda al... Chiedo la cortesia, domande brevi, cioè non discorsi, ma domande, perché altrimenti non diamo a tutti la possibilità di parlare. Grazie. E se vi presentate così gli altri sanno anche chi siete, grazie. Sono Antonio Capano, sono archeologo, collaboratore del centro. Mi sono interessato al professore, poiché leggo nell'elenco due nomi che mi sono un po' più familiari, Vitali, non so se si riferisce a San Vitale da Castronuovo, Sicilia, che è morto a Rapolla passando per la Basilicata, e così Saba, che è stato nel Lagone Grese, nelle varie eparchie come quella del Mercurio del Lagone Grese, non so se è proprio lui che è passato per Amalfi, cioè un archimandrita che nella sua vita è passato per Amalfi, per cui Saba anche rientra tra quelli della Sicilia eccetera che sono risaliti appunto anche a seguito dell'iconoclastia eccetera nell'alto medioevo, se sono gli stessi Vitale da Castronuovo. Ma purtroppo ripeto che queste cose sono di approfondire. Vitale è il nome di tanti martiri e noi certamente dobbiamo trovare qualche documentazione che identifichi questo nome, quindi per il momento mi dispiace, ma le cose precise non posso rispondere, perché Vitali, voi sapete, insomma, c'è venerato molto a Ravenna nell'ambito bizantino, c'è la Basilica di San Vitale e ci sono tanti martiri con questo nome. E San Saba, direi se è un santo locale, per me ancora più difficile, perché l'ortodossia ha concepito i santi soltanto del primo millennio, cioè tutti altri santi che sono stati canonizzati, che sono entrati nella santità ufficiale, diciamo, dopo lo scisma non sono accettate purtroppo dalla Chiesa ortodossa, incluso mi dispiace a dire anche a San Francesco. Mi dispiace molto, molto venerato dalla civiltà russa, cultura russa, il suo cantico delle creature è tradotto dai migliori poeti russi, però nell'ambito russo Francesco senza san, e io conosco anche i russi che sono diventati dall'ortodossia diventati cattolici e dicevano che noi siamo felicissimi che ora possiamo venerare Francesco anche nella maniera liturgica, diciamo. Quindi mi dispiace, ma il suo discorso non poteva. A me incuriosiva la cosa, Vitali l'hai scritto tu alla russa oppure è nelle carte e nelle indicazioni è proprio segnato Vitali qui a Amalfi? Si ricorda 15 anni fa. Va bene. E la mia era una semplice curiosità. Ci sono altre domande? Prego. Io volevo chiedere una cosa al padre. Dalle immagini che abbiamo visto, le planimetrie, veramente non si vedevano molto bene. Comunque quelle che erano più marcate, ci sono a livello planimetrico, a mio parere, delle affinità notevolissime con quella che è l'architettura amalfitana, diciamo, salernitana dell'Italia meridionale. Una cosa però che non so se non era sottolineato o comunque dagli elementi tuttora presenti in alzato, quindi non più in planimetria, visto che eravamo in una zona che era di stretta pertinenza dei romani,
Invece il riuso dei materiali classici non c'è, non si riscontra, che invece è una caratteristica tipica dell'architettura medievale italiana, insomma. Nell'architettura medievale anche a Gerusalemme sono sempre riusati anche materiali classici, soprattutto capitelli, colonne, cornici. No, semplicemente riprendono e li riutilizzano spesso, questa è una forma abbastanza comune. A quel tempo sapevano fare materiale molto molto buono, imitando l'antico, gli stili antichi, quindi sì, c'è questo e quello. Bisogna dire che Gerusalemme non è una grande fonte di materiale di arte classica, perché Gerusalemme era una città minore nell'antichità, nell'impero romano, così. Esatto, sì. A parte il materiale erodiano, così, che però è di solito di dimensioni molto grandi, difficilmente riutilizzabile. Anche a proposito della tricora, che si diceva potrebbe essere una cosa, la stessa però impianta a tricora, per esempio, in molte cripte dell'Italia meridionale, del Duomo di Policastra, della Cattedrale di Gerace, esiste questo schema della tricora, che è uno degli schemi abbastanza usuali dell'architettura medievale romanica prevalentemente, quindi solo però questa cosa strana che o sono tutti e tre uguali oppure c'è sempre la prevalenza di quella centrale, invece qua da quello che ho capito c'è la situazione inversa, cioè la centrale è, quindi potrebbe essere un'aggiunta alla centrale e la riutilizzazione delle due laterali maggiori, diciamo. Va bene, grazie. Questo scavo della chiesa di San Giovanni Battista ancora non è arrivato a livello di essere pubblicato con la pubblicazione finale. Ci sono soltanto due relazioni preliminari su questo, perciò tutti i problemi finora sono stati affrontati in maniera parziale, ecco così. Però è stato presentato perlomeno quali i problemi sono arrivati dallo scavo. E anche lo scavo, io sono stato una volta solo a visitare durante lo scavo, è in una situazione molto difficile dal punto di vista stratigrafico, di determinare ogni livello, l'appartenenza di ogni muro, e diventa una cosa piuttosto ipotetica. Questi riempimenti così elevati, che lei parlava addirittura di 2-3 metri, a che cosa sono dovuti? Ci sono stati terremoti, crolli, non so, alluvioni? Come mai c'è questa forte... In alcuni punti a Gerusalemme ci sono dei riempimenti veramente molto elevati, di molti metri, che sono dovuti in generale a distruzioni e a ricostruzioni, ecco. Nell'antichità, se un edificio veniva distrutto, le rovine non venivano portate via, venivano lasciate sul posto. Qualcosa si riusava, qualcosa si seppelliva e i livelli si alzavano, necessariamente si alzavano. Ecco, per la chiesa di San Giovanni Battista, però, c'è una cosa diversa, perché i livelli bassi sono diventati cripta della nuova chiesa sopra e quindi... In maniera parziale soltanto, ma sono diventati una cripta, quindi sono stati riempiegati questi edifici in basso con una nuova funzione, e la cosa che in altri posti invece semplicemente si è coperto e si è ricostruito più in alto, ecco. Comunque quello che è problematico nella chiesa di San Giovanni Battista è determinare questa chiesa più antica dov'è. Chiesa del tempo dei crociati è molto chiara a livello in cui sta, e con materiale riusato, romano, eccetera, è molto chiaro. Ecco. L'idea che si aveva prima era che tutto quello che era nella cripta corrispondeva alla chiesa antica,
Ecco, questo è caduto col nuovo scavo, perché ha chiarito che l'edificio sottostante non è originariamente una chiesa, originariamente è un altro edificio. Quindi bisogna riprendere a studiare bene le relazioni tra le diverse murature. La situazione è complicata dal punto di vista archeologico, non è un'analisi facile, richiederà un'analisi probabilmente da parte di molte persone anche nel futuro, che ritorneranno sulla cosa, dibatteranno le opinioni presentate. L'archeologia lavora a lungo termine e ogni nuovo archeologo che viene dopo un anno, 10 anni o 20 anni o 100 anni avrà un'idea differente di quella di prima, e quindi cresce a poco la comprensione. Alcune idee si riveleranno, diciamo, decisamente sbagliate, altre magari invece verranno riprese e rielaborate. L'archeologia è una scienza che deve avere pazienza, non si arriva facilmente ad una soluzione, e quando si arriva a una soluzione bisogna dubitare che questa soluzione sarà troppo facile, verrà abbattuta. Ci sono altre domande? Il professore, prego. Allora, carissimo padre, io parlo a nome non solo personale ma del presidente e di tutti i soci del centro, a parte che la ringraziamo fraternamente, ma le proporremmo, no? Se può inviare a noi le immagini. Noi abbiamo altre immagini qui, delle foto vecchie anche, perché possiamo fornire a voi, degli anni appunto di quei pellegrinaggi, no? C'era un famoso fotografo che andava a seguito, Samaritani, Ernesto Samaritani, era pure fotografo della Casa Reale, e lui viveva ad Amalfi, fece molte foto, e quindi sarebbe interessante fare questi confronti anche con l'intervento e lo studio professoressa Maria Russo, che è professoressa docente dell'Università di Napoli, restauro architettonico, lei ha fatto molte pubblicazioni con noi, per fare un discorso a capire, ovviamente qui parliamo delle strutture, delle immagini, non di quello di sotto, perché certo, però ma l'archeologia esterna, insomma, l'archeologia, se io la chiamo archeologia esterna, dove ci sono le superfetazioni e così via. Perché questa documentazione che ha lei, questa che abbiamo noi, insomma, potremmo fare un discorso, uno scambio, un discorso molto, molto serio, interessante, no? Per il prosieguo futuro. La proposta che tu fai è interessante ed esige qualcuno che si dedichi a questo. Io sono alla fine della mia carriera, non mi sento di mettermi a dedicarmi a questo. Ci ho dedicato poco più di un mese a raccogliere un po' questo materiale su un argomento di cui realmente non mi ero mai occupato approfonditamente. Ecco, ho raccolto più che altro le opinioni degli altri. Non sono andato ad analizzare io personalmente tutte queste cose, perché Gerusalemme sembra piccola ma è grande. Ci sono tante cose, ecco, e abbiamo tanti lavori da fare, così, ecco. Sì, qualcuno ci sarà sempre, e bisogna che qualcuno si dedichi e si metta a studiare. Io so che il professor Krüger, tedesco, Junger Krüger, lui ha intenzione, insieme con un'altra professoressa che è stata lì anche a visitare nel nostro museo, gli oggetti che abbiamo noi, di riprendere l'analisi archeologica del Muristan in maniera un po' più seria. Lui ha buoni rapporti, questo è un vantaggio, con le diverse comunità, sia soprattutto con i tedeschi, sia con i musulmani. Con i greci ortodossi non ho la prova che abbia buoni rapporti, ma spero che li otterrà. Non è facile Gerusalemme anche per la presenza di comunità dagli interessi contrastanti. Poi ultimamente si è inserita la presenza di questi coloni ebrei, che credo che non hanno buoni rapporti nemmeno con gli israeliani, e quindi veramente la situazione conflittuale non aiuta
nella ricerca. Muristan è proprio al centro di Gerusalemme, lì davanti al Santo Sepolcro, è un posto che dovrebbe attirare l'attenzione di tutti, ed è uno dei posti più sconosciuti e più incerti come lo studio di tutta Gerusalemme finora, credo. Recentemente c'è anche la mia collega Fulvia Ciliberto, che lei sicuramente conoscerà, dell'Università del Molise, che si sta occupando anche dei materiali del museo e che ha portato, oramai sono diversi anni, il contributo del nostro Ateneo lì a studiare queste realtà. Quindi insomma ben vengano queste proposte di collaborazione, perché credo che ci sia sempre da lavorare. E per giunta possiamo dire, lo diceva già Padre Alleata, noi archeologi abbiamo proprio questo modo di fare, no? Spesso rimettiamo in discussione quello che magari anche noi stessi abbiamo già detto, oppure teorie, credenze che erano, insomma, avevano fatto il proprio tempo. Quindi il bello dell'archeologia è proprio questo, soprattutto quando si scava e vengono fuori nuovi dati, è evidente che le realtà possono cambiare. Noi lo stiamo vedendo proprio con il professor Santoro, stiamo studiando i materiali dei vecchi scavi nel santuario di Cimitile, scavi fatti a partire dagli anni 30 del secolo scorso fino agli anni 80. Ebbene, stanno venendo fuori delle sorprese notevolissime, proprio perché si pensava che fosse tutto già oramai acclarato, tutto certo e sicuro, e invece quando si va a mettere le mani anche a fare gli scavi nei depositi, no, noi archeologi facciamo gli scavi sottoterra e poi magari a distanza di decenni o ancora di un secolo si fa lo scavo nel deposito del museo e vengono fuori delle sorprese. E proprio questo è il bello, insomma, quindi la ricerca va avanti, continua. E naturalmente queste cose vanno comunicate, vanno divulgate, queste informazioni, anche con la pubblicazione. Non so se voi avete qualcosa da dire a proposito degli atti di questo convegno, della giornata di studi, quindi io vi cedo la parola, vi ringrazio ancora per l'attenzione, per avermi invitato e per questa bella occasione di studio. E quindi io cedo la parola al Presidente e al Professor Gargano per le conclusioni e per le informazioni. Bene, io prima di ringraziare e di invitarvi a raggiungere il locale che noi abbiamo scelto per il pranzo, volevo lanciare una provocazione al mio carissimo amico Talalai, che non si è smentito e diciamo ci ha presentato una panoramica da par sua, da conoscitura della storia della religione, dei rapporti della Chiesa, diciamo, d'Oriente e di Occidente, e diciamo, ci ha presentato quindi questa panoramica dei santi che palestinesi. Ora noi sappiamo che in Costiera Amalfitana sono tantissimi i culti che sono diffusi, diciamo, proprio perché c'è stata questa traslazione di reliquie a partire dalla Quarta Crociata e forse ancora prima da parte di Pietro Capuano, che ha portato qui tutte quelle reliquie, tra cui, insomma, di cui ha presentato un elenco Miscia, che è stato pubblicato in rassegna e così via. Ora vorrei dire, potrebbe essere un'idea quella di fare un animare una ricerca, diciamo, sui culti, diciamo, portate dall'Oriente. Sappiamo che anche, diciamo, c'è una le storie dei santi, praticamente la geografia tra Oriente e Occidente. Ci sono stati degli agiografi di cui parla Paolo Chiesa, praticamente, che insomma la storia di San Giovanni delle Mosiniere, di cui è stato molte volte detto qui. E che, diciamo, poi
diciamo, questa circolazione di santi, diciamo, delle agiografiche, insomma, tra Oriente e Occidente, come diceva il nostro caro professore Cerenza, che è scomparso un anno fa, che è stato per 25 anni lui il primo presidente del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, rivelano molto su questo che è stato lo scambio tra Chiesa di Oriente e Chiesa di Occidente. Amalfi è stato un ponte, diciamo, che ha messo in comunicazione per prima, dopo la Roma del Mare Nostrum, per prima ha messo in contatto Oriente, Chiesa di Oriente e Chiesa d'Occidente. Ora, insomma, questa circolazione di tipo culturale, questi influssi, questi import-export, insomma, di questi diciamo di cultura religiosa, insomma, potrebbe essere oggetto di una ricerca, di un'indagine che poi potrebbe sfociare anche in una mostra delle icone che potrebbero venire dall'Atos, lui è molto Misha, Mikhail Talalay, lo chiamo Misha confidenzialmente, insomma, è molto legato al, diciamo, anche al Monte Atos, e potrebbe, diciamo, quindi contribuire molto. Diciamo, questo potrebbe sfociare, insomma, questa ricerca potrebbe sfociare poi in una mostra di queste icone, diciamo, di santi che si relazionano a, quindi, questi culti presenti in Oriente e in Occidente, e quindi insomma ai tempi dell'antica Repubblica Amalfitana, e quindi diciamo, perché no, potrebbe anche essere pensata una pubblicazione su questo argomento e metterci, diciamo, farla anche in lingua russa, perché così in tempi di distensione, diciamo, che verranno prima o poi, insomma, si potrebbe parlare di alimentare anche un pellegrinaggio, non un turismo culturale, ma un pellegrinaggio, diciamo, verso la Amalfi, verso anche, diciamo, la cappella della riconciliazione del Duomo di Amalfi, dove i pellegrini potrebbero vedere questi santi che hanno che Misha prima ci ha presentato. Magari gli facciamo anche toccare, che dici Misha, così si trasmette lo Spirito Santo, ed è un motivo sì, e quindi potrebbe essere un ulteriore, diciamo, idea per sviluppare quelli che sono i rapporti con altre fedi, in visione proprio di ecumenismo, di cui che interessa tanto alla Chiesa di Roma, praticamente. Vabbè, questo volevo dire. Adesso, se ci seguite, possiamo andare in questo locale che si trova a Piazza Municipio, possiamo insomma stare così ancora un po' insieme, consumando una piccola colazione. Grazie a tutti. Non l'avevo messa in casa, però posso vedere. Dove è andata?